www.ecoscienze.web. E anche questa settimana saranno tanti gli argomenti che andremo a toccare. Partiremo con la politica mascalese, con l'assessora Veronica Musumeci, e poi continueremo con la nostra rubrica dedicata alla psicologia con la dottoressa Eva. Continueremo a parlare poi nella seconda parte del nostro programma di arte e di recupero architettonico, nello specifico con il concertista Gianfranco Pappalardo Fiumara e l'architetto Nicolò Fiorenza, perché appunto in questi giorni è stata riaperta alla città la Chiesa delle Anime Purganti o Chiesa del Convento di Giarre, che è la chiesa più antica appunto di Giarre. Ancora avremo ospite Lilli Strazzeri, che è la referente AISM per quanto riguarda l'area ionico-etnea, e poi andremo a Sant'Alfio, dove Don Giovanni Salvia ci parlerà di un'importante iniziativa promossa appunto dalla parrocchia, dalla Chiesa Madre di Sant'Alfio. E poi finiremo parlando di Etna, l'Etna che in questi giorni è stata ancora più protagonista con le sue spettacolari eruzioni, e ne parleremo appunto con il giornalista Turika Geggi e vedremo anche una selezione di foto, perché come vediamo, insomma, le foto dell'Etna popolano soprattutto il web, quindi vedremo anche gli scatti da noi selezionati appunto su queste eruzioni dell'Etna. Iniziamo però immediatamente con lo Scomicon, la vignetta dell'artista Edoardo Puglisi. Questa settimana la vignetta appunto è un omaggio, come vediamo, alla nostra Etna, e questa Scomicon ironizza cercando di esorcizzare la paura sull'esuberante attività dell'Etna di questi ultimi giorni, e viene chiamato in causa il mitologico ciclope che, come sappiamo, abita negli antri del vulcano da montagna, e anche lui ogni tanto si deve nutrire. Questa volta ha deciso per un menù a base di salsicce. Infatti vediamo appunto la bellissima vignetta di Edoardo Puglisi, e che ringraziamo anche questa settimana per il suo prezioso contributo. Ma adesso andiamo a Maschio, abbiamo in videocollegamento l'assessore Veronica Musumeci. Buonasera, Ciao Rita, buonasera a tutti. ciao Veronica, ci conosciamo, quindi ci diamo del tu. Del tu. Allora, assessore, appunto dallo scorso ottobre ti sei insediata poi a novembre, è la tua seconda esperienza, sei assessore alla cultura, ai sistemi informatici e telematici, beni confiscati alla mafia, politiche giovanili ed energetiche. Sono degli assessorati importanti e già sono tante le attività che hai in cantiere, che diciamo hai realizzato. Iniziamo immediatamente parlando dei sistemi informatici e telematici. Come hai agito, ecco, in questo campo? Sì, una delega importante, soprattutto oggi che ci avviamo per via anche dell'emergenza Covid, a quello che è la digitalizzazione. Iniziando già con un progetto che era già stato iniziato dalla precedente amministrazione, che è l'adeguamento del sito istituzionale secondo l'Agenzia per l'Italia Digitale. Quindi un rinnovamento, un adeguamento secondo delle linee guida del nostro sito istituzionale, che sarà un sito ovviamente aggiornato, numeri utili, con una modulistica per i cittadini. Una serie di informazioni che riguardano tutto il nostro territorio, dalla cultura all'ambiente e soprattutto i nostri cittadini avranno la possibilità di scaricare un'app dove potranno essere e saranno aggiornati costantemente sulle varie iniziative o su eventuali disservizi. Quindi questo è la prima, su questo già stiamo lavorando e ringrazio la collaborazione di tutti gli uffici. Sono
Successivamente un altro progetto che sto portando avanti è il progetto Wi-Fi Italia, è un progetto promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico che ha l'obiettivo di consentire ai liberi cittadini la possibilità di connettersi gratuitamente ad una rete libera. E ovviamente stiamo partecipando a questo progetto e di trovare delle aree dedicate dove potersi connettere gratuitamente all'interno del territorio mascalese. Bene, e appunto invece per quanto riguarda Veronica, quella che è l'area culturale, già ci sono state delle iniziative culturali importanti che avete svolto anche nello scorso mese di novembre e altre ne state preparando. Sì, come già abbiamo avuto modo di. Forse c'è un attimo. Non si Non so se si sente. sente. Io intanto, no, non si sente. Io intanto, ora sì, vi ricordo intanto chiaramente che noi siamo in diretta, quindi potete anche fare delle domande attraverso la nostra pagina Facebook, il punto web, e poi oppure seguirci anche su 01 TV. Quindi, insomma, chi volesse fare commenti o domande appunto all'assessore può anche farlo in diretta. Prego, Veronica. Sì, vabbè, la giornata, come avete già visto, del 25 novembre, con la collaborazione anche delle altre colleghe assessore del Comune di Mascali, insieme al Club Soror Optimis di Catania, dove abbiamo messo al Palazzo Comunale uno striscione di sensibilizzazione e abbiamo illuminato di arancione il Palazzo Comunale. Come tu ben sai, purtroppo a Mascali ci sono state tante donne vittime di violenza. Fino ad oggi ho letto una donna è stata vittima di violenza da parte del compagno davanti anche ai figli. Per questo motivo. E da questo punto di vista, comunque, l'amministrazione comunale è particolarmente attenta alle categorie più fragili. Ci stiamo attivando, parlo non solo come amministratore, ma anche come socia di club, di associazioni, vicine alle donne vittime di violenza, attraverso il Club Soror Optimis chiamata La Stanza Tutta per Sé. È una stanza che si troverà in caserma, una stanza accogliente dove le donne potranno denunciare tutti gli atti, tutte le attività che subiscono gli atti di violenza. È Successivamente. una stanza, mi dicevi oggi Veronica, peraltro arredata anche in un certo modo, Sì, si è quindi avrà delle. arredata in un determinato modo con una stanza molto accogliente, le pareti colorate, dove le donne potranno raccontare quello che vivono, ovviamente, supportate da un carabiniere, giustamente, perché dovrà ascoltarle. Successivamente un protocollo d'intesa con un'associazione che è la Rete d'Oro di Acireale, si attiverà uno sportello antiviolenza dove queste donne vittime di violenza potranno essere ascoltate e sostenute da professioniste, quindi da psicologhe, sociologhe e anche avranno il supporto di un avvocato, di un legale. Come sappiamo è un problema, tutt'oggi una problematica che nonostante ecco, oggi si tratti maggiormente, però insomma è ancora, cioè non è stata estirpata, anzi. No, no. Come ti dicevo, abbiamo avuto modo di vedere come quest'anno sia l'amministrazione che all'interno del Consiglio la presenza delle donne è particolarmente è presente e comunque attiva. L'amministrazione è attenta a queste tematiche, non solo diciamo alle donne, ma anche a quelle donne più fragili. Per questo motivo partirà anche
anche un corso di educazione finanziaria dedicato esclusivamente e rivolto esclusivamente alle donne più fragili. E successivamente, Questa peraltro è anche un'iniziativa che riguarda anche l'altro assessorato, anche quello alle politiche giovanili. Sì, assolutamente. Come puoi vedere, i vari assessorati, anche quelli che non sono di mia pertinenza, collaborano tra loro per cercare di colmare i vari problemi che ci sono in una comunità. E come per esempio il problema comunque particolarmente nei vicini siamo anche alle categorie più fragili, quindi ai disabili. Sto avendo la collaborazione di una giovane professionista, l'architetto Tania Casella, che volontariamente ha creato un progetto esclusivamente per i disabili, per il territorio e anche per l'accesso alle spiagge, e che porteremo alla regione per avere i finanziamenti. Quindi ci stiamo muovendo affinché anche la nostra comunità sia attenta, soprattutto alle categorie più deboli. Contenta anche di sentire il nome, mi senti Sì. Veronica? E appunto dico di sentire il nome di questa professionista Tania Casella, che era anche una mia compagna di classe, quindi è anche una piacevole sorpresa sapere che insomma continuiamo a viaggiare comunque spinti poi dai medesimi ideali. E per Assolutamente, quanto anche riguarda perché noto che col tempo la collaborazione di tanti nel territorio e a Mascali che vogliono realizzare e promuovere progetti, quindi hanno da parte nostra la piena, saranno ascoltati e perché no, portare avanti tutto quello che può essere positivo per la nostra comunità. continuando a parlare appunto di supporto alle donne, hai accennato allo sportello antiviolenza, alla convenzione che stai stipulando, già stipulato con la Rete d'Oro. Sì, percorso successivo ovviamente dopo che si denuncia è il sostegno alle donne. Per questo la volontà della convenzione, di un protocollo d'intesa con questo sportello antiviolenza di un'associazione che si trova ad Acireale. La Rete d'Oro è a sostegno ovviamente con una serie di professioniste, dicevo, quindi soprattutto psicologhe e avvocate, gratuitamente. E poi passo successivo è anche, quello delle case rifugio, spieghiamo in cosa Certo, perché consiste. nel momento in cui le donne vittime di violenza non possono rientrare a casa, il passaggio successivo è trovare loro un posto accogliente dove potranno, perlomeno nel primo periodo, essere accolte. Quindi è diciamo, un percorso, un fil rouge che sin dall'inizio verranno il più possibile aiutate e sostenute. E per quanto riguarda le iniziative culturali già svolte, c'è stata anche quella dell'8 febbraio che ha accomunato anche altri comuni. Vediamo, abbiamo una foto che appunto rappresenta, mi pare, il momento dei caduti Sì, con. quest'anno l'amministrazione ha voluto aderire all'iniziativa del club Chivanis di Gioia e Riposto e si è voluto illuminare il monumento dei caduti, posto diciamo in una zona di passaggio in modo tale da poter sensibilizzare il più possibile la comunità anche di fronte a questa malattia che è l'epilessia. Per quanto riguarda invece altre iniziative, sempre legate alla donna, adesso stai preparando quelle per l'8 marzo, per la giornata Sì, internazionale della donna. ho avuto modo di confrontarmi con la Commissione Cultura, composta soprattutto da donne, e si è stilato una serie di iniziative. Alcune in cantiere, altre già che insieme anche alla collaborazione della commissione posso già
posso già dire quale un concorso che coinvolge le classi della quinta elementare e delle terze medie, quindi coinvolge le scuole. Anzi, ringrazio la collaborazione della dirigente scolastica, che è la professoressa Marisa Brancato, degli insegnanti, di tutti i collaboratori. Questo concorso, il tema è La donna rappresentala con colori o con fiori, quindi con colori o con parole. Quindi i ragazzi hanno la possibilità di poter esprimere attraverso un disegno o un testo scritto, una poesia, un pensiero sulle donne. Un'altra già iniziativa in cantiere e che posso già preannunciare. Già anticipare, Sì, già è dico la anticipare. sì, questa la posso già anticipare, quella del 20 marzo con la presenza di Sua Eccellenza il Vescovo Antonino Raspanti, che sarà qui per un incontro sul tema della donna, sul tema di Maria, dal punto di vista culturale e spirituale. Altre iniziative sempre per intorno all'8 marzo, e l'8 marzo ci saranno, ma ritengo giusto che ne parlino anche le altre colleghe assessore, o meglio anche le consigliere del comune. E andando, un'altra importante attività culturale riguarda la riapertura del Museo del Mare. Sì, già l'ha preannunciato il primo cittadino, il nostro sindaco ha detto che di qui a breve comunque verrà aperto il Museo del Mare. L'immobile, che è di proprietà del comune, allora è stato costruito in una posizione strategica per la vendita del pescato, proprio perché vicino alla frazione di Fondachello. Oggi, dopo la ristrutturazione, presenta delle modifiche, perché la vendita del pescato avverrà nella parte che sia di via San Giuseppe, con gli accessi con determinati accessi, mentre la parte diciamo, della galleria centrale, lato ovest, dove sarà possibile, ci sarà una mostra permanente e sarà possibile anche poter svolgere delle manifestazioni di carattere culturale e storico. Quindi finalmente avremo un altro posto, un altro luogo dove poter svolgere attività culturali e, perché no, delle mostre. Quindi sono tantissime quindi, le iniziative in Sì, vabbè, programma, iniziative in Veronica. cantiere sono tanti, tante. Purtroppo dobbiamo anche per adesso convivere con il Covid, La quindi vediamo un situazione po' come chiaramente. si evolve, sì, la Beh, e voi, situazione. insomma, anche se ti sei insediata a novembre, diciamo, avete iniziato, hai iniziato, insomma, ad essere operativa in questi settori da gennaio, quindi sono già tantissime le cose realizzate finora. Sì, sappiamo tutti che il periodo di dicembre e gennaio, i primi di gennaio, è stato particolarmente complicato perché il virus ha colpito il primo cittadino e un gruppo di impiegati, quindi abbiamo lavorato in piena emergenza. Fortunatamente il pericolo è rientrato, gli impiegati stanno bene, stanno tutti bene, sono rientrati a lavorare e stiamo lavorando in sinergia. Andiamo invece a parlare di politiche giovanili. Qui la tua opera si sta concentrando soprattutto in una sinergia con la dirigente scolastica, quindi si indirizza verso le scuole e l'edilizia scolastica. Sì, stiamo trovando comunque, stiamo collaborando con la preside su diverse tematiche, e obiettivo è anche l'edilizia scolastica, obiettivo che comunque sì, sto curando io, ma insieme anche agli altri assessori. Quindi ci auguriamo che di poter migliorare gli edifici delle nostre scuole per una maggiore sicurezza per i nostri ragazzi che vanno ovviamente a scuola. Per quello che riguarda invece l'altro ramo
abbastanza delicato, che è quello dei beni confiscati alla mafia, lì ti stai iniziando a muovere, diciamo, intanto con una ricognizione dei luoghi. Sì, attraverso gli uffici comunali, o meglio attraverso gli impiegati, ecco, abbiamo fatto una prima ricognizione degli immobili, di quello che sono i beni confiscati. Abbiamo degli appartamenti e un terreno, quindi stiamo un attimino cercando anche di capire come poter utilizzare nel miglior modo possibile questi beni, anche con la collaborazione delle associazioni, vediamo cosa si può fare. Queste sono già, ci stiamo lavorando, ecco. Mi senti Veronica? Sì. Dicevo, possiamo dire insomma dove sono più o meno questi luoghi, quali Sì, sono? vabbè, cioè, ci sono degli immobili fra Sant'Anna e Fondachello e poi un terreno confiscato alla mafia nella zona di Nunziata. Quindi non sono tanti, alcuni appartamenti, faremo in modo di poterli utilizzare nel miglior modo possibile. Per quanto riguarda invece le politiche energetiche, soprattutto state lavorando per partecipare a dei bandi europei. Sì, l'obiettivo è infatti cercare, ci stiamo già lavorando, aspettiamo anche delle risposte per il miglioramento dell'efficientamento energetico, non solo degli immobili, di tutti gli immobili comunali. E tra queste comunque un'iniziativa a cui parteciperemo è quella del 26 marzo, che è la giornata del risparmio energetico, l'iniziativa Mi illumino di meno. Si sta cercando comunque di sensibilizzare la comunità ad adottare stili di vita sostenibili. Nulla ancora di concreto, sarà una giornata dedicata comunque diciamo, dal verde al riciclo fino realmente al risparmio energetico. Quindi su questo poi ti terremo anche aggiornata. Bene. Bene, Veronica, allora abbiamo fatto un po' una panoramica globale, non ci occupavamo da un po' di Mascali, quindi ci fa piacere vedere che siete in piena attività, tu sei particolarmente attiva, del resto giovanissima assessore e nonostante ciò sei stata la più votata come consigliere fra i consiglieri, come consigliera donna e quindi insomma segno che Mascali insomma ti attribuisce una fiducia e anche una riconoscenza per il lavoro già svolto in passato. Sì, fiducia, tanta fiducia da parte dei miei cittadini. Per me è una grande responsabilità, ovviamente. Io ho giurato in consiglio comunale, ho giurato anche come assessore di agire sempre con scrupolo e con coscienza, per la mia comunità. Ovviamente sto lavorando con la collaborazione di tutti affinché ci siano, ovviamente ci sono delle priorità, ma affinché i servizi, comunque ci siano i servizi, che i servizi funzionano e che i cittadini non si sentano lontani dalle istituzioni. Comunque noi siamo presenti, ci siamo. Bene, grazie e ti Grazie a ringraziamo te, e ti presto. auguriamo buon lavoro, auguriamo buon lavoro a te, chiaramente a tutta la giunta comunale, chiaramente a tutta l'amministrazione comunale. Quindi ci risentiremo e sicuramente ci rivedremo per i prossimi eventi, i prossimi progetti. Grazie Grazie all'assessore a te. comunale Veronica Musumeci. Buona serata. Prego, grazie. E adesso passiamo alla seconda parte della nostra trasmissione.
torna anche questa settimana la nostra rubrica di psicologia che tanto successo ha avuto già la prima puntata. Ci colleghiamo con la dottoressa Eva. Buonasera, dottoressa. Buonasera Rita, come sta? Abbastanza bene, lei come sta? Ma guarda, devo dire che c'è di peggio, ecco, mettiamola così. Questa sera lei è tutta quanta luminosa, che sembra una stella cadente. Bella, brava, fa piacere. Cadente, All'acchiappo, eh. proprio cadente, ma anche no. Non lo Vabbè. so, mi è venuta così cadente perché c'è l'apice, poi c'è sempre un apice e poi c'è sempre la ricaduta per tutti. Mi dispiace, pure lei è umana e qui, vabbè. Vabbè. Buonasera a tutti gli amici che ci stanno guardando, grazie per i complimenti che mi avete fatto la settimana scorsa, questo per fare capire, diciamo, quanti problemi ci sono e quanta gente deve risolvere tante cose, soprattutto le donne. Ecco. Ecco, ma allora l'argomento trattato l'altra volta, devo dire, comunque ha suscitato, ecco, anche qualche polemica maschile. Quello dell'altra volta. Dopo oggi ti Sì. voglio, vabbè, andiamo avanti, perché questa sezione è sempre per loro. Bene, ma posso sapere perché ce l'ha tanto con gli uomini? No, no, io devo dissentire da questa cosa, io non ce l'ho fatto con gli uomini, non è assolutamente così. Professionalmente devo dire che io raccolgo tantissime testimonianze da parte delle donne e queste testimonianze alla fine rivelano quello che, diciamo, sono gli uomini, che sono delle grandissime teste. Proprio delle teste. Dottoressa, che fa, insulta anche oggi? No, no, stavo dicendo delle teste calde, delle teste. Lei è prevenuta, lei è un pochettino prevenuta, mi racconta. Io. Certo, scusi. Allora, deve sapere che molte mie pazienti si lamentano perché non hanno le attenzioni da parte degli uomini, soprattutto per esempio, che ne so, se qualche donna è un pochettino in carne. Allora, le donne in campo, cicciottelle, diciamo così, non si sentono tanto considerate, dagli uomini. Vabbè, diciamo che non tutti gli uomini sono così, comunque. No, questo è vero, non tutti sono così. Ce n'è anche di peggio, molto, Non molto glielo peggio. lascio dire, Eccola, qua casca là, se ne hai visto. È chiaro che lei dipende il sesso maschile perché si sta avvicinando ai 40. E quindi in qualche modo, diciamo, se lo vuole tenere bello caldo. Guarda, lei deve fare molta attenzione perché io già vedo del rossore sulle sue guance e non so se per l'emozione sono le caldane che magari cominciano già a questa età. Comunque, non è importante. Io capisco che lei non vuole morirsi di pelle. È giusto, è giusto. dottoressa, adesso, cioè, ora è lei che offende me e si sta prendendo anche questo vizio, insomma, che non va bene. Lei si sente offesa, vero? Come si sente in questo momento? Lei si sente insicura, si sente arrabbiata, si sente frustrata, dica, parla, si confessa. Ma che fa? Mi psicanalizza? Io non sono un suo paziente. Ecco, questa è lei, la tipica paziente che non ti accetta. Guardi, io l'aspetto assolutamente nel mio studio. Guardi, con 250 euro si toglie veramente lo spavento, senza fattura naturalmente, ci mancherebbe altro. Ah, pure il nero li vuole. Certamente, secondo lei, come me la sono fatta lasciare a Cortina? Così, come tutti gli altri. Scusi, dottoressa, ma non era la villa in Costa Azzurra? C'è anche quella è per l'estate, però a me il mare d'inverno mi mette tristezza e allora preferisco andare a Cortina. Ecco, io vorrei sottolinearle che sta dicendo delle cose che potrebbero anche metterlo un po' nei guai. Lei dice fiscalmente? No, è impossibile, perché non sono intestate a me, quindi chi se ne fotte? No, 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 stia Vabbè, tranquilla, per come questo sono a sempre, posto. stiamo divagando, dottoressa. Stiamo Ha ragione, divagando. lei non so perché lei ogni tanto mi fa cambiare argomento che non c'entra niente. Allora, per tornare Ecco, all'argomento, certo. Per tornare, perché a lei non gli conviene, capito, questo argomento sui maschi, sulle cose. Comunque, per tornare all'argomento di oggi, io concludo. Perché voglio dare un consiglio ai maschietti che si sentono tutti fighi, che si sentono un po' così in uaciuari, semplicemente perché hanno quattro muscoletti che adesso si stanno pure ammocciando, tra l'altro, che non stanno neanche andando in palestra. Allora, perché spesso paragonano i loro bicipiti al ferro e così invece denigrando magari le donne che sono un pochettino cicciottelle. Voglio dare un consiglio, voglio dire una cosa a questi maschietti. Ho quasi paura a chiederglielo. Quale sarebbe il consiglio di questa settimana? Molto semplice, caro uomo che mi stai ascoltando, non prendere in giro le donne cicciottelle, non te lo consiglio perché ricordati che la donna cicciottella può sempre dimagrire in qualsiasi momento, ma il tuo ferro prima o poi arrugginisce.
Dottoressa, bene, ringraziamo la dottoressa Eva che anche questa settimana ci ha dato dei consigli preziosi. Vedremo i risultati poi e i commenti durante la settimana. Grazie Va alla bene. dottoressa. Cosa? Mi dica. Certo, No, dico, ci vediamo la settimana prossima, se Dio vuole, diciamo. con un altro consiglio. Lo attendiamo con Assolutamente. ansia. Grazie alla dottoressa Eva. Buonasera. Buonasera a tutti quanti. Bene, e adesso dopo questa parentesi divertente con la nostra dottoressa Eva, alias Giovanna Criscuola, passiamo a un interessante momento culturale dopo lo stacco. Passiamo adesso a parlare della chiesa del convento delle Anime Purganti che in questi giorni è stata riaperta e restituita alla città di Giarre. Lo facciamo con Gianfranco Pappalardo Fiumara e Niccolò Fiorenza che sono in videocollegamento con noi. Buonasera, grazie di aver accolto il nostro invito. Allora, intanto diciamo appunto che è stata volontà, desiderio più che altro di Gianfranco Pappalardo Fiumara finanziare appunto il restauro insomma, di questa chiesa che finalmente dopo quasi un secolo viene riaperta e viene restituita appunto alla città. Sì, grazie Rita, buonasera. Tutto è nato a dicembre perché Niccolò Fiorenza mi ha portato in questa chiesa che conoscevo ovviamente da bambino, sempre chiusa, addirittura insomma c'è stato un periodo in cui la porta era aperta, si poteva anche entrare, poi dopodiché è stata chiusa e murata. Fino a quando Nicolò mi ha detto: ma scusa, posso andare a visitare questa chiesa? E a quel punto ho chiamato Padre Nino e siamo andati a visitare questa chiesa che era totalmente, ecco, distrutta, inagibile, pericolante. E lì ho visto negli occhi di Padre Nino davvero un cuore, una persona che ha sempre dato molto alla comunità e che ha voluto. Che ha voluto, ecco, tentare di poter dare vita nuovamente a questa chiesa. E Nicolò anche altrettanto. A quel punto io ho detto: vabbè, siccome ogni anno nel mio intimo e privato faccio attività di beneficenza per alcune associazioni service, ho detto: quest'anno voglio fare qualcosa di concreto. Poi Padre Nino, davvero si vedeva negli occhi questo amore questo luogo monumentale, questo luogo sacro della città che rappresenta la giara, ecco, della nostra storia, che si perde nei tempi. A quel punto io, prima si è iniziato con poco, poi dopodiché il poco è diventato un contributo cospicuo. I lavori si sono iniziati, si stanno svolgendo, si sono svolti. E a quel punto io ho cercato di tenere nascosta la cosa, ecco, perché comunque volevo, ecco, molta riservatezza su questa iniziativa. Poi si è dovuto pubblicizzare, ecco, l'evento e quindi la riapertura, e a quel punto anche giustificare il mio intervento. E questa donazione, ripeto, è stata fatta con il cuore. Appunto, l'apertura è stata particolarmente emozionante, la vediamo, abbiamo appunto il video, si riapre questo portone, peraltro era stato sostituito da tempo, era stato murato, quindi è stato ricollocato appunto il portone di legno. Vediamo appunto l'apertura, il momento dell'apertura e poi lo commentiamo. L'architetto Enrico! Finalmente. Io direi che non so se ci sono.
Sapete benissimo che è da poco che mi sono insediata, quindi sì, quando posso, sicuramente nei limiti delle mie possibilità, sono a disposizione. Architetto Fiorenza, è un momento appunto emozionante, lei ha curato passo passo tutti i lavori per la chiesa, fatti alla chiesa. Sì, in realtà dall'iniziativa che poi è nata, io anche a titolo gratuito, chiaramente la mia esperienza professionale, ho 30 anni, è abbastanza variegata su questi ambiti. Io ho studiato beni culturali, quindi quale più grande onore anche di intervenire su un bene del genere che, avendolo visto, mi pianta il cuore. E quindi sono stati dei mesi in cui le iniziative non sono mancate. Non sono mancate perché ovviamente la chiesa era completamente ridotta, cioè non, fra poco non vi era più, era molto diruta, era completamente al buio, era un piccionaio ormai, sapete quelle vecchie chiese di campagna, rurali, stava veramente diventando così. E quindi grazie poi ai sussidi del professore Pappalardo, alla mia direzione dei lavori e quindi anche alle ditte che si sono susseguite, soprattutto anche ringrazio lo sponsor anonimo che ha donato i corpi illuminanti. Io ho sempre sostenuto questo concetto: una buona illuminazione, un buon impianto illuminotecnico regala il triplo della bellezza a un bene. Ricordiamo certamente anche Piazza del Campidoglio, si vede Piazza San Pietro, illuminate di notte hanno completamente un altro fascino, e quindi anche con la chiesa del convento si è proceduto alla messa in sicurezza. Gli interventi dei scorsi anni sono stati perduti dei beni, come la volta che è stata volutamente demolita, sono stati repertati frammenti, sono stati repertati frammenti marmorei degli altari che erano comunque in fase proprio di sgretolamento, stavano per distruggere questi beni. E quindi grazie anche all'aiuto di Don Nino Russo, che è l'arciprete del Duomo, una persona veramente di una bontà e di un zelo apostolico che purtroppo pochi oggi sono i sacerdoti di questa stampa, voglio dire, è stato di una disponibilità. Don Nino anche lo conosciamo per essere particolarmente intraprendente, poi è fattivo anche. Certo, una persona produttiva, il quale infatti non si è fermato davanti alle iniziative, che poi sappiamo benissimo che si parte da un intervento e poi si arriva a farne degli altri, quindi è una catena. E questa catena ha portato poi il risultato finale, che è quello che noi tutti abbiamo visto nei tuoi bei servizi, abbiamo visto queste immagini meravigliose, accompagnate anche dalla gloria di Vivaldi, che poteva solo lui celebrare un attimino questa apoteosi, no? Di bellezza. E quindi i lavori poi sono progrediti, si sono stati repertati, insomma, tutti i reperti che sono stati trovati in mezzo alle macerie. Spiegavo l'altro giorno anche alle telecamere, agli telespettatori, che è quasi un po' come ad Assisi, quando, ricordiamo, nel 97 è venuta giù la volta del Cimabue, sono stati repertati anche con le pinzette i piccoli frammenti per andare a ricollocarli dove erano, perché la volontà dell'uomo non è altro che costruire sul passato. Senza un passato non possiamo vedere il futuro. Questo dobbiamo ricordarlo. Giarre è una città, poco fa parlavo anche con dei miei cari amici che hanno anche a cuore la città, ha delle firme, ha dei beni monumentali non indifferenti. Certamente a Cireale è un'altra città che gareggia, ma sappiamo benissimo che Cireale è una città dei nobili. Giarre è una città che si è fatta da sé, si è fatta col commercio, si è fatta con i sacrifici della gente che abitava il quartiere delle Giarre, che apparteneva alla contea di Mascheri. Quindi, grazie alla venuta degli Agostiniani nel 1730, si vuole accendere un proiettore, un faro su questa città. E quindi questa venuta dell'ordine di Agostiniani e del loro ospizio,
di quello che resta del convento, oggi è stato ginnasio, oggi palazzo delle culture, speriamo anche di restaurare, ecco, anche quello, perché veramente ne ha bisogno, è uno dei monumenti più belli della città. Molti non lo conoscono, ma io ho avuto il piacere di entrare dentro. Pensate che custodisce addirittura il fondo librario degli Agostiniani Scalzi. Ci sono dei manoscritti, ci sono dei testi del Settecento che sono qualcosa di meraviglioso. E quindi noi dobbiamo valorizzare, dobbiamo custodire, dobbiamo proteggere questi beni. E vi dico semplicemente che purtroppo questi testi sono nelle mani delle TARM. Grazie ai dirigenti comunali, ho segnalato la cosa, si stanno attivando per cercare di sistemare anche quest'altro aspetto. E questo arriveremo anche a questo. Ma concentrandoci sulle chiese del convento, ecco, è stato un traguardo. È stato un traguardo per la città, è stato un traguardo per i singoli cittadini, che ogni giorno in cui io mi recavo a lavorare in cantiere venivano con una curiosità famelica a conoscere questo bene abbandonato. C'è chi entrava da bambino quando la porta era aperta, c'erano i nostri nonni che andavano lì per l'ultima messa magari, e quindi la volontà comunque di rivedere un bene con la sua luce, e credo che noi siamo riusciti a dare una luce a questo monumento, una luce che non si fermerà qui, perché tra i propositi che già stanno bollendo in pentola abbiamo il progetto esecutivo, il quale chiaramente poi porterà il bene nel suo totale splendore esterno e anche interno. Si sta già costituendo una commissione per l'organizzazione di eventi, di questo poi ne parleremo anche dopo, si sta preparando una fucina per regalare alla città un altro bene. Purtroppo già noi sappiamo benissimo che è ricca di incompiute, di teatri, di strutture, di auditorium, tutte chiuse, abbandonate, frutto di speculazione del passato che oggi a noi non portano niente. Per cui di conseguenza noi abbiamo l'opportunità di avere una cosa che è buona. Quindi il Palazzo delle Culture era il convento, Palazzo praticamente. Cara Rita, non ha mai conosciuto i monaci, comunque la situazione conventuale, perché il convento degli Agostiniani Scalzi è stato demolito totalmente nel 1872-73 per volontà dei nuovi regnanti. Sappiamo benissimo che con l'avvento della legge Siccardi, Savoia fanno un'abrogazione totale degli ordini religiosi, e quindi di conseguenza gli Agostiniani non torneranno mai più a Giarre. Resterà un vecchio convento un po' usurato, che si legge dal verbale di riconsegna del 1876, i quali poi misero l'intenzione, mi riferisco chiaramente ai regnanti, ai Savoia, e quindi anche all'amministrazione politica comunale del tempo, di demolire quello che restava del vecchio convento. Ad oggi esistono soltanto il vestibolo e la sacrestia come corpi originali, e di costruire il palazzo del Regio Ginnasio, che è quello che conosciamo oggi noi, con quell'architettura severa, austera, un'architettura comunque, no, di istruzione, un'architettura, pensiamo al Collegio Cutelli di Catania, pensiamo ad altre grandi strutture, al vecchio Turisi Colonna che non esiste più, al Palazzo delle Scienze, ecco, immaginiamo noi queste strutture che sono dedicate all'istruzione, a quindi a simboleggiare il volere dello Stato nel dire, ecco, queste sono le istituzioni principali dello Stato, quindi l'istruzione. E lì si sono formati i nostri nonni, i nostri genitori, fino a quando poi l'avvento del commerciale, poi il palazzo cadde in disuso, e veramente bisogna restaurarlo, ma non di meno è un'architettura di pregio, con un chiostro molto grande, bisogna restaurarlo, ecco, solo così potremo gustare anche il convento nel suo originario splendore. Ecco. Abbiamo parlato di Padre Nino, che ovviamente era presente all'inaugurazione, alla riapertura, e vediamo un'intervista fatta appunto a Don Nino Russo. Finalmente viene restituito un luogo pieno appunto di storia, di cultura. Diciamo che è stato un mio desiderio, appena sono arrivato parroco qui a Giarre, ricordo che subito volevo iniziare e un po' mi hanno detto no, non è sicuro, sono venuti i pompieri, sono venuti quelli della sovrintendenza, abbiamo dovuto bloccare, loro hanno fatto una messa in sicurezza. Poi c'è stato il lockdown e tutto il resto, e quindi siamo
ci siamo fermati, anche perché insomma ci siamo resi conto che soprattutto dopo il terremoto di Santo Stefano del 2018 erano cadute dei costoni che erano lì senza più il sostegno del tetto, e quindi occorrevano fondi abbastanza importanti per poter rimettere tutto in sicurezza. Poi sono venuto, ecco, questo mio desiderio espresso attraverso i social, eccetera, è stato raccolto da alcuni giovani, da un'associazione, da altri amici che mi hanno supportato in questa follia, diciamo così, perché è una follia. Ecco, abbiamo recuperato ciò che non era stato ancora distrutto, no? Abbiamo tirato fuori da dentro oltre 12 metri cubi di materiale, quindi immaginate che cosa c'era di pietre e di tutto il resto. Abbiamo risistemato, ripulito, aggiustato anche il portone, quindi se ricordate c'era un muro, una porta di ferro, e abbiamo ripristinato il vecchio portone, cioè, ecco, con l'aiuto di tante persone, a volte anche con 1,50 euro, diciamo così, siamo riusciti a recuperare, ecco, questo monumento che è il più antico di Giarre, ecco, risale al 700, poi ampliato nell'800, e che soprattutto ha una storia ricchissima, testimoniata anche dai reperti d'arte, dai quadri che sono conservati alla matrice, dalle suppellettere, e ha ospitato, non dimentichiamolo, durante il primo conflitto mondiale, la comunità di Gismond del Grappa, che qui appunto aveva il punto di riferimento, viviamo in una baraccopoli dove adesso c'è la Bambinopoli, Piazza Immacolata, e utilizzavano questa chiesa, tanto che hanno lasciato come dono appunto la loro protettrice, la Madonna del Pedancino. Io penso subito dopo Pasqua di portare proprio in processione questa statua della Madonna del Pedancino e fare una solenne celebrazione, perché abbiamo, c'è un altare, oserei dire basilicale, molto bello, e quindi voglio veramente che questo sia un luogo di fede, perché deve essere un luogo di fede, anche un luogo di cultura, perché c'è un'acustica stupenda, possiamo fare concerti, possiamo, ecco, un monumento che sia di nuovo non solo visitabile, ma che sia vivo nella comunità di Giara, che ha bisogno di speranze, ha bisogno appunto anche di luce, no? Per risorgere da un, oserei dire, un piattume, ecco, culturale, imprenditoriale. Abbiamo bisogno di riemergere, ecco, e allora far riemergere un monumento storico importante diventa per noi anche un segno di speranza. Abbiamo visto Gianfranco, Nicolò, un padre Nino particolarmente emozionato, entusiasta di questa riapertura. Ovviamente era un sogno che nutriva da tempo, cui forse ad un certo punto aveva anche rinunciato, infatti tant'è che aveva fatto chiudere la chiesa perché è il luogo di... Mi sentite? Non lo so. Sì, sentiamo. Okay. È stato così, perché gli interventi, li ricordo fin dal 2011, 12, 13, 14, 15, 16, si sono susseguiti nel tempo intenzioni, intenzionalità, corsi, rimandi, ricorsi, e non si è mai fatto nulla. Padre Nino è un uomo concreto. Io altrettanto lo sono stato, nessuno lo può negare, con Palazzo Vigo. Palazzo Vigo l'ho riaperto io, riposto, inutile che poi si dice che poi c'è stato il finanziamento, ma il riposto l'ho aperto io, Palazzo Vigo, e poi c'è stato il finanziamento, ma ai tempi io mi sono adoperato, nessuno lo sa, ma anche mettendo risorse finanziarie mie personali su Palazzo Vigo. Poi c'è stato il finanziamento che ovviamente ha riaperto questo bene che, culturale, che poi è stata sede anche delle manifestazioni culturali del Comune di Riposto. E la stessa cosa qui Padre Nino ed io e l'architetto Fiorenza, che ringrazio perché ha dato un'opera veramente meritoria, tutte le scoperte che sono state fatte saranno illustrate nei prossimi giorni, ma sono tantissime, proprio tantissime, anche importanti. E abbiamo pensato e stiamo pensando di rendere questo luogo, oltre che un luogo importante sotto il profilo della ripresa del culto, e quindi della ripresa, ecco, delle funzioni, che è giusto che sia così. Ricordiamoci che questa è una chiesa non assolutamente consacrata, quindi è una chiesa consacrata. Ci saranno manifestazioni culturali importanti, già stiamo pensando, anzi ne abbiamo già
in parte messo nero su bianco, a un comitato, ecco, di gestione artistica del bene, in modo tale, ecco, che si possano programmare manifestazioni di alto respiro culturale. Avremo il Conservatorio di Palermo con un concerto importante di inaugurazione, e anche altre attività culturali, tra cui presentazioni di libri, mostre, altri concerti, anche privilegiando il tessuto culturale della nostra società giarese, che è un tessuto importante. Ricordiamoci l'Associazione Storia Patria, ricordiamoci le corali, ricordiamoci, ecco, di tutto quello che è presente nella nostra comunità, e assieme ai grandi nomi e alla cultura nazionale renderanno questo luogo fruibile. Io mi impegnerò su questo, l'ho fatto anche per questo, perché questo luogo Giare possa riprendere la propria identità culturale, come dice Padre Nino, e liberarsi da questo piattume che comunque è presente, purtroppo, e che non merita Giare sicuramente. Io poi volevo dire anche un'altra cosa, guardate, scusate, sì, lo dico perché tanti cittadini, ma non solo cittadini, anche persone impegnate nei ruoli istituzionali, in silenzio, tanti amici sono venuti e hanno dato il proprio contributo fattivo nel pulire, nell'aiutarci, nel sistemare, ecco, amici consiglieri comunali. Io ho visto proprio la presenza di alcuni consiglieri comunali, e quindi senza nessuna polemica, questo bene, questa, la ripresa di questo bene che appartiene alla prefettura e alla Chiesa, oggi ha riunito anche una certa comunità, che è quella proprio colta, della Giare colta. C'è insomma una volontà di fare. Una volontà di fare, sì, perché, come dicevo prima, istituendo insomma questa commissione per la valutazione comunque degli eventi che si possono svolgere là dentro, ci sono anche altre intenzioni, perché quella non è sistemare, restaurare un bene, regalarlo alla comunità, farlo vedere una volta e poi si chiude e ci si dimentica. Certamente la volontà sta pure nel calendarizzare degli eventi, di programmare, prendere degli accordi, come spiegava il professor Pappalardo, in funzione anche di rendere fruibile il bene, di portare anche della musica, di portare anche delle funzioni, di portare anche a casa e di portare anche nel tessuto sociale, che si traduce poi anche in quelle che sono le esperienze. Faccio degli esempi, delle estemporanee, delle mostre di fotografia, delle funzioni religiose, come dicevamo prima, e quello è la destinazione d'uso principale del bene, ma come già avviene e come già avveniva. Abbiamo un attimo, si è interrotto il collegamento. Adesso tentiamo di ripristinare il collegamento e intanto appunto vi ricordo chiaramente che di restare con noi, sono tantissimi gli argomenti che tratteremo questa sera, e avremo subito dopo ospite Lilli Strazzeri, referente AISM per l'area ionica, che parlerà di un'iniziativa importante. Proprio oggi abbiamo parlato anche di iniziative legate alla donna, e nello specifico appunto Lilli Strazzeri, che spesso incontriamo, che ci parla di tutte le iniziative AISM, che impegnata attivamente appunto sul fronte sull'area ionico-etnea, ci parlerà anche di quest'altra iniziativa AISM che riguarderà appunto le giornate del 6-7-8 marzo, quindi un altro appuntamento peraltro che scandisce il calendario consueto degli appuntamenti AISM. Intanto io chiedo alla regia ovviamente di ripristinare il collegamento, di ritentare e eventualmente di preparare anche il prossimo ospite, intanto che cerchiamo di riprendere la linea. E, vediamo intanto, sì,
Continuiamo mentre cerchiamo di riprendere il collegamento con Gianfranco Pappalardo Fiumara e Nicolò Fiorenza. Continuiamo a vedere le immagini della Chiesa delle Anime Purganti o Chiesa del Convento. Le vediamo scorrere. Proprio un altare monumentale. Intanto vi ricordo sempre che potete commentare, fare domande in diretta, anzi vi invito a farle perché abbiamo appunto gli ospiti in diretta. Li abbiamo abbiamo ripristinato il collegamento, ok. Purtroppo abbiamo chiaramente questi mezzi d'opportunità nel periodo Covid, e quindi anche i problemi di linea sono una consuetudine, però siamo qui, recuperiamo. Bene, architetto, prego, stavo riferendo che ci sono degli interventi che predispongono comunque un futuro per il bene, per cui anche questa commissione che è stata istituita, grazie anche alla collaborazione con Don Nino Russo, si occuperà della calendarizzazione, della programmazione di questi interventi culturali, ciò nonostante il progetto esecutivo progredirà perché abbiamo l'opportunità, grazie al FEC, di ricevere dei buoni contributi che ci permettono comunque di ripristinare soprattutto la situazione parietale esterna del monumento, che è quella che secondo me ha più urgenza di tutte. Poi la pavimentazione, insomma, andare a toccare quelle rifiniture che poi ci permettono di dare poi un tampone definitivo, ecco, in materia di Covid al bene. E quindi gli interventi culturali saranno sostanzialmente programmabili e daranno poi sicuramente un futuro a questo momento. Ecco. Li faremo anche in collaborazione con le nostre attività concertistiche, con il Mitos Opera Festival, sì, con anche il Mitos Opera Festival, l'associazione appunto, il Ministero dei Beni Culturali che comunque ci finanzia. Devo dire che vorremmo in questo momento, desidereremmo una regione, un assessorato al turismo un po' più vicini, però capisco che il turismo in questo momento con il Covid è un po' latitante, però la politica c'è, quindi ecco, chiedo sempre un impegno maggiore da parte della politica. Il Ministero dei Beni Culturali, nella persona dell'onorevole Franceschini e non solo, hanno dimostrato il Mitos Opera Festival una vicinanza, è la ragione per la quale noi ci stiamo impegnando per una serie di attività che saranno espletate e sono già programmate in questo luogo meraviglioso, di cui ovviamente mi onoro di aver potuto dare un tassello, un contributo, ecco, speciale. Sono contento, credetemi, sono contento di aver fatto questa azione, perché mi ha veramente nobilitato. E poi ogni giorno l'architetto Fiorenza mi faceva vedere tutte le scoperte che venivano fatte. Ho sempre pensato che il monumento e le scoperte e la musica potessero davvero andare di pari passo. E questo sta per avvenire ed è avvenuto. A proposito di scoperte, in effetti è la realtà. Sì. Ogni giorno che si tentava di risolvere un problema, tra un problema e l'altro, si andavano a scoprire dei tasselli importanti, uno dei quali avevo confidato in un'intervista. Qui stiamo vedendo le cripte, in questo momento questo è l'altare principale delle cripte. È stato anche trovare addirittura la firma del scultore decoratore, che ha ovviamente poi disegnato le linee neoclassiche dell'interno, a trovare la firma quasi casualmente su un capitello incisa con un punteruolo a calce fresca di un certo Giovanni Micceri, di cui poi ho scoperto essere comunque di origini fiorentine, il cognome, la famiglia, il casato, non si tratta di siciliani. E quindi abbiamo una firma. 1790, 91.
abbiamo questa firma e quindi possiamo benissimo poi noi anche fare il paragone stilistico con quelli che sono i monumenti della zona. Faccio un esempio pratico, Palazzo Vigo, Palazzo Pennisi, Piazza Vigo ad Acireale, porta la firma di un grandissimo architetto fiorentino che fu chiamato dal barone Agostino Pennisi a disegnare il bellissimo prospetto elegante neoclassico di quella piazza. Faccio un esempio, l'interno della Basilica di San Pietro da Cireale. Se si guardano insomma questi parallelismi, si può capire come la volontà di chi stava bene era di ostentare, no? Chiamare chiaramente il maggiore influente in voga in quegli anni, e poi regalava insomma anche questi benefici. Tra l'altro questa firma dove è stata trovata? È stata trovata su un capitello quasi nascosta, quasi per caso. Vediamo anche appunto i capitelli di cui parla. Intanto magari commentiamo anche le immagini man mano che le vediamo scorrere. Ecco, praticamente queste sono le colonne in stucco che praticamente sono originali e fanno parte del presbiterio. È un colonnato che lascia spazio anche a un ambulacro, che è un corridoio interno in cui ci permette di circolare. Dà anche questa immagine di profondità. Ecco, la scelta di posizionare la colonna non addossata alla parete, ma sovraspinta, creando un corridoio di un metro, è una volontà prospettica chiara che l'architetto ha dato nel voler dare un'immagine di profondità a un luogo, quasi come se le dimensioni attuali non bastassero a dimostrare la magnificenza. E quindi questo abside, questo transetto che chiude, avvolge, raccoglie questo altare basilicale, come lo definiva l'arciprete Renino Russo, è una volontà mirata. Ecco, anche la finestra che vediamo noi sulla destra durante il giorno illumina esattamente la parte centrale dell'altare, anche il tabernacolo. Tabernacolo che chiaramente noi abbiamo fortunatamente ritrovato e abbiamo riposizionato al suo posto. È stato protetto circa 40 anni fa, quando, mi collego al discorso anche dell'arciprete, c'è stata una volontà comunque di recuperare i beni di questa chiesa, che si trovano tutti custoditi presso il Duomo di Giacomo, fortunatamente. E quindi anche quello che è il centro, quello che è la cella, quello che è proprio la custodia della cosa più importante, che è il tabernacolo in una chiesa, e questo anche la religione, la fede cristiana prende gli stili, gli stilemi, le ideologie anche dai nostri avi greci e romani, in cui all'interno del tempio greco noi trovavamo la cella, all'interno di cui una cella più piccola si trovava la divinità che poteva essere Atena. Guardiamo il Tempio della Concordia, guardiamo il Tempio di Giove. Ecco, quindi è tutto un ritorno. E collegandomi a questo parallelismo, la Chiesa, la Basilica, è sempre stato, sin dai tempi dei Romani, il luogo di auditorium, questo termine di origine romana, il luogo di auditorium in cui il popolo doveva riunirsi all'interno del foro. E non dobbiamo smentire quando vediamo anche queste forme eleganti, queste forme semicircolari. Guardiamo le piante del foro di Traiano, guardiamo le piante dei fori imperiali, hanno tutte questa impostazione longitudinale, perché il popolo si doveva raccogliere all'interno dell'auditorium, all'interno della parte in cui si discutevano i problemi, in cui si amministrava la città e in cui l'imperatore, giustamente in questo caso poi la fede cristiana trasforma anche questi stili, come ha ripreso anche, no, i giorni di Natale, di Pasqua, sappiamo benissimo che c'è una trascendenza, e deve diventare il luogo dove il popolo, dove l'uomo deve fare chiesa e deve fare comunità. La parola chiesa deriva, ecco, da fare comunità. E quindi queste sono le immagini meravigliose del luogo illuminato di sera, che ha un fascino bellissimo, tra l'altro anche di giorno con le sue luci. Purtroppo abbiamo perso irrimediabilmente la copertura originale, che era la volta a botte della chiesa. L'unico esempio, se mandate le immagini dell'altare, del tetto dell'altare, la volta, si rende certamente l'idea di quello che doveva essere l'intera copertura di tutta la chiesa, che purtroppo quello che non ha fatto il tempo l'ha fatto l'uomo, ed è andata giù. Ecco perché sono stati repertati. Questo è il tabernacolo, che è stato ripristinato con una porta meravigliosa d'argento, che dimostra
Se voi guardate la raffigurazione della porta del tabernacolo, ci mostra una prospettiva quasi a voler ancora continuare verso l'interno, un luogo. Quindi è qualcosa che veniva studiata, nulla era lasciato al caso, simbologie, simboli che si incrociano, come spiegavo l'altro giorno, anche davanti comunque ai simboli estetici della facciata, il portale laterale della chiesa longitudinale ha un arco a omega. Ecco, l'omega è il simbolo della fine, l'alfa, l'omega, l'inizio e la fine. E quindi siccome chiaramente la confraternita delle anime purganti si occupava della parte finale dell'uomo, quindi la fine, la morte, e quindi il simbolo dell'omega è continuamente riportato all'interno della chiesa. Non dobbiamo farci un attimino meraviglia se dietro l'altare principale delle cripte, quello che avete mandato in onda circa qualche istante fa, si è trovato praticamente una costruzione preesistente. A proposito di scoperte quotidiane, c'è stata anche questa, in cui c'era una muratura, una struttura di funzione architettonica che portava un arco a omega, a cappello del prete, se così vogliamo dire. Ecco, all'interno, vedete, dell'alcova si trova praticamente un'altra rientranza nel muro, e quella era una preesistenza. Abbiamo praticamente lasciato il margine del dubbio di scoperte che ancora non siamo in grado di rivelarvi con dei dati certi, ma tramite delle altre analisi possiamo capire cosa si cela dietro questa stratificazione, perché di una stratificazione si tratta. Le immagini che vedete raffigurano la camera di inumazione. All'interno c'è una scala stretta che scende in questa camera praticamente sepolcrale, dove alle pareti, ai lati delle pareti, ci sono questi colatoi, che sono praticamente, ecco, questi fori alle pareti dove il cadavere, ecco, la mummia del defunto veniva adagiata, veniva un attimino fatta stare ferma, e poi questo ambiente veniva sigillato con delle lapidi molto potenti. Lì il corpo poteva procedere a un processo di naturale essiccazione, naturale mummificazione. Vi porto l'esempio, per esempio, delle catacombe di Palermo. Lì troviamo ancora praticamente i corpi di questi personaggi, a volte anche carnascialeschi, che venivano immortalati, venivano esposti quasi anche a monito. Troviamo anche corpi di criminali nelle catacombe dei Cappuccini di Palermo, e quindi a volte anche questo era un monito per cercare di fare capire che la vita finisce, ma il monito, ecco, di quello che è stata la vita di una persona deve comunque restare. E questo si faceva già, fucina comunque di idee, fucina comunque di innovazione, fucina comunque di passaggio, perché la chiesa si trovava praticamente lungo il passaggio tra la Regia Trazzera, la Consolare e il porto di riposo. Sappiamo benissimo che i porti in una terra sono luogo di vittoria, luogo di proficuità, di prosperità, e quindi ecco anche già la posizione strategica con la locale cittadina di Riposto otteneva semplicemente un beneficio. Da qui proprio l'idea strategica degli Agostiniani Scalzi a posizionarsi perfettamente in questo asse viario che collegava al porto di Riposto. Purtroppo poi l'assetto urbanistico della città è cambiato, perché la nazionale si è spostata in via Gallipoli, chiaramente Corso Italia diventa la via di collegamento per il porto di Riposto, però, ripeto, poi i luoghi continuano ad avere un collegamento simbolico, un collegamento quindi anche storico, che tuttora esiste. Ed è bello, nella persona comunque della mia funzione, cercare di regalare una seconda vita, di restituire una dignità a quei monumenti, a quelle strutture, a quei ricordi del passato che devono continuare a esistere. Andiamo a leggere i commenti, intanto che sono arrivati appunto in diretta. Graziella Sgroi scrive: ogni anno ci viene proposto di attenzionare i luoghi del cuore. Ecco, io credo che in ognuno dei nostri piccoli centri ci siano tanti deliziosi luoghi del cuore che purtroppo neanche conosciamo, ma che meriterebbero tutta la nostra attenzione, oltre che il nostro totale attaccamento, poiché essi fanno parte di noi, del nostro passato, della nostra storia e perciò del nostro presente, di ciò che siamo grazie al nostro passato. E continua sempre dicendo...
ed è compito di noi adulti, genitori, insegnanti, educatori dell'extrascuola far conoscere ai bambini e ai ragazzi che si affacciano alla vita e che non conoscono ancora il territorio in cui si svolge il loro quotidiano, questi nostri piccoli gioielli per trasmettere alle nuove generazioni l'amore per la propria terra, poiché questi bellissimi monumenti testimoniano la cultura che ha cullato la nostra crescita e che ha determinato ciò che siamo. Giusi San Fratello invece scrive: non sono giarrese, ma appena ci saranno degli eventi parteciperò volentieri. La cultura fa bene all'anima. Ma senz'altro sono dei commenti importanti, come diceva l'architetto Fiorenza, il fatto che questa chiesa attraverso appunto la via Washington, poi voglio dire chiamata via Washington, ma era la via, poi oggi è via Lisi, comunque questa via che collegava il porto di riposo a quello che poteva essere, diciamo, il repositum, perché il porto ancora non esisteva, c'era questa mercanzia, i mercanti del mare, la chiesa del Carmelo, ecco, si scendeva per questa chiesa del Carmelo, che in realtà era la chiesa del Pasini, della famiglia Pasini, poi la famiglia Pasini diede il censo. Cioè, tutto questo rappresenta la nostra identità, e come ha detto la Sgroi, rappresenta questi piccoli gioielli storici, rappresentano quello che poi ci hanno fatto diventare appunto città. Quindi Giara è diventata città, Riposto è diventata città, sono città piuttosto recenti, ma erano collegate da un'attività, da una parte legata appunto ai culti, vedi il culto appunto degli agostiniani scalzi, che ripeto, se si sono stabiliti qua è perché c'era qualcosa di precedente, quindi secondo me quel famoso arco ad omega porta a qualche altra scoperta, ma questo non siamo ancora in grado di nei tempi debiti, però sì. Ecco, questo è appunto la cultura di diventare città, sia attraverso appunto la storia. Gli eventi culturali, ne abbiamo parlato, sono il principe quotidiano di questo luogo, che comunque, come ha detto Niccolò Fiorenza, come ha detto Padre Nino, è un luogo di culto, dove appunto attraverso anche il culto si lode il Signore, la musica lode il Signore. Noi siamo anche dei musicisti, per chi crede, che ci avviciniamo attraverso la nostra vocazione al perfetto e al perfettibile. E in chiusura andiamo a vedere anche l'intervista del primo cittadino, che era presente chiaramente alla riapertura insieme anche all'assessore Nicotra e all'assessore Previtera. Ma abbiamo questa bella intervista al sindaco, fatta peraltro proprio nella cripta. Un luogo di Giarre, il più antico di Giarre, che viene riportato alla luce questa sera, è appunto una data da segnare nel calendario giarrese. Sì, è un momento in cui si dà nuova luce a uno dei monumenti storici più antichi e più, come dire, importanti della città, importanti per quello che rappresenta in termini di storia di questa comunità. Attorno a questo luogo, a questo quartiere, nasce l'originaria Giarre, da cui poi si svilupperà la nostra città. È importante perché era un luogo che sembrava destinato all'oblio, era destinato al continuo deteriorarsi del tempo, ma invece attraverso l'azione portata avanti dalla comunità parrocchiale del Duomo, da Don Nino Russo, nel caso in specie il parroco, con l'ausilio importantissimo di questo gruppo di mecenati, che tali possiamo definire, il professore Gianfranco Pappalardo Fiumara, insieme all'architetto, che hanno proprio prestato la loro disponibilità sia intellettiva ma anche economica, e hanno contribuito a riportare questo primo passo in avanti, la riapertura, la visitabilità di un luogo veramente fantastico. So che c'è un progetto ancora più ampio, che sono certo con il contributo di tutti potrà arrivare, ed è il finanziamento che il FEC dovrà dare per poter dare ulteriore sviluppo e impulso a questo luogo. Ricordo che è un luogo sacro,
quindi al di là che in questo momento non si celebrano dei momenti, dei riti sacri, comunque è un luogo sacro e il Fondo per il Culto eroga questi finanziamenti perché in parte lo diventi, ma diventerà anche un luogo attrattivo di natura culturale, sicuramente di natura artistico in senso lato, e quindi sono certo che proprio questo territorio attraverso quest'ulteriore opera si arricchirà insieme al Duomo, insieme alle vicine cripte, insieme a tutto il centro storico. Qui vicino noi abbiamo da recuperare il palazzo dell'IPAB Bonaventura, di proprietà dell'IPAB, che era il vecchio convento anche delle suore, che per chi ha appunto qualche anno in più chiaramente ricorderà perfettamente, è funzionante. È tutto il cuore pulsante della Giarre che attorno a cui poi si è costruito il resto della città, e quindi è un momento importante perché segna una svolta in positivo rispetto a questa comunità di Giarre. La soddisfazione quindi anche del primo cittadino Angelo Danna, e vediamo però, abbiamo visto peraltro che la sera della riapertura anche l'Etna ha in qualche modo celebrato, festeggiato insomma questo momento. Il sindaco è stata una persona davvero fattiva e subito si è dato da fare, personalmente ci siamo messaggiati in continuazione per poter portare in quartiere nello splendore, e ce l'ha fatta, c'erano dei problemi atavici in quel quartiere, ma poi Angelo Danna è veramente una persona per bene. In realtà era bello lo spettacolo che abbiamo visto all'inizio, si aspettava l'arrivo comunque delle autorità, si aspettava comunque l'arrivo in funzione della conferenza stampa, anche tu Rita eri presente lì insieme all'equipe, improvvisamente. Sì, c'eravamo anche noi, ne approfitto anche per dire che c'era anche Giuseppe Faro, GS Produzioni Video, infatti queste riprese esatto. Le chiamiamo appunto Giuseppe Faro, che si è anche calato proprio nella... Abbiamo visto all'interno della camera di inumazione, sì. Oggi non funziona più, però insomma potrebbe fare un certo senso, ma chiaramente lo spettacolo che l'Etna ha offerto, abbiamo visto le immagini comunque poi del notturno, già alle 17 del pomeriggio abbiamo visto praticamente questo cratere da cui uscivano delle vampate laviche, erano qualcosa comunque di eccezionale, e tra l'altro la chiesa del convento si trova proprio di fianco ai crateri comunque sommitali, e quindi anche per caso, salendo da via Lisi, via Washington, come dicevamo prima, si ammirava e le macchine, i pedoni, insomma le persone che stavano lì non sapevano se stare attenti all'evento, se stare attenti comunque all'eruzione che era in corso, una tra l'altro delle eruzioni stromboliane che quest'anno insomma ha assordito un grande effetto, scriveva il direttore Branca. E quindi di conseguenza anche l'Etna, ecco, possiamo dire, ha contribuito a dare questa luce, se così vogliamo interpretare questi segni a questa giornata. Bene, io vi ringrazio per essere stati con noi, per averci descritto appunto in maniera dettagliata gli interventi, ma anche quelli che sono poi gli intenti, diciamo i progetti che ci sono su questo luogo. Grazie insomma per averlo ripreso, grazie al maestro Gianfranco Pappalardo Fiumara per aver avuto questa sensibilità, e chiaramente anche all'architetto Fiorenza per aver poi operato diciamo concretamente, ma come diceva il maestro Gianfranco Pappalardo Fiumara, ci sono anche altri, insomma in tanti si sono adoperati in maniera proprio fattiva, pratica, quindi siamo felici quando appunto questi momenti di condivisione anche del lavoro portano poi a questi prodotti. Grazie a lei Rita, sicuramente questi lavori, questi prodotti sono da sprone perché si possa fare un appello alla città. Amiamo sempre i nostri luoghi perché i nostri luoghi rappresentano la nostra storia e la storia dei nostri padri. E da questo noi oggi, grazie a questo, noi oggi ci viviamo, ci nutriamo di cultura,
La storia poi viene scoperta dall'architetto Fiorenza e viene portata avanti da tutti noi nel tempo. Grazie, grazie al maestro Gianfranco Pappalardo Cimara, grazie all'architetto Nicolò Fiorenza e grazie per essere stati con noi. Grazie a lei. Buona grazie. Serata. Buona serata. Passiamo adesso ad un altro ospite, ma prima il nostro stacchetto. Rifrangenza è il primo libro di Giovanna Criscuolo e Filippo Di Mauro, un thriller psicologico che vi terrà col fiato sospeso. È possibile acquistarlo sul sito www.aliribelli.com o su Amazon in versione cartacea o ebook. Bene, continuiamo. Adesso dovremmo avere in collegamento la nostra prossima ospite scusate il telefono anche questa sera. Pronto? Neanche il tempo di iniziare. Ciao, salve, io operatore H24 fila per sé con resto di due periodico, ma tu puoi chiamare me Camilla. Ecco, proprio con lei volevo parlare. Ah, vero? Ah, io infatti ho sentito sue vibrazioni, sì. Lasci perdere le vibrazioni. Allora, mi è arrivata una bolletta di 90 euro dopo la sua telefonata dell'altra volta, sempre peraltro a quest'ora, non so. Lei, 90 euro? Ha detto 90 euro? Sì, sì, è stupita. Visto anche lei è stupita. 90 euro. 90 euro? Fammi controllare. Non può essere 90 euro, non può essere. No. E poi, quello che dico anch'io è troppo, ovviamente. Ma no, è troppo poco. Dai. No, ma troppo come poco. E per forza, fammi controllare. Ecco, infatti, manca il costo di attivazione. Manca il costo di attivazione? Sì, lei ha ragione. Oh, scusa per questa mia mancanza, io provvedo subito un momento, ecco qua. No, non si disturbi perché io non voglio passare con voi, quindi dico no e lo ripeto proprio qua in diretta, ha sentito? No, lo registri, no. Oh, mamma mia, lei è troppo negativa, io capisco che questo periodo di Covid è meglio essere negativo, però lei esagera, signora Rita. Allora, questa conversazione non c'è bisogno che dice no perché non ha bisogno di registrazione. Questa conversazione, quanto pure devo solo completare io operazioni, mi concentro. Allora, tariffa euro mensile 90. Ecco. Ma non esiste, che tariffa? Non esiste, che tariffa che completa? Costo di attivazione 150 euro. 150 euro è attivato. Ah, 150 euro. Siamo da 90 solo una volta. 150 euro solo una volta attivazione, 90 euro a vita mensile. No, sta serena che ora arriva altra bolletta, tutto risolto. No, non preoccupa. No, allora non si risolve niente. Io voglio risolvere, voglio recedere dal contratto. Io non consiglio a lei questo, no. Che fa, mi minaccia? Come? Io dico consiglio a lei, lei capisce minaccia? Adesso ancora che è italiana, sì? Ma dai che pulpito! Ah, lei per caso razzista? Io, ma come le viene in mente? Ma che c'entra? Guarda, io, no, lei è razzista, io chiamo Barbara D'Urso, ci fa trasmissione per 3 settimane, Calmiamo gli animi, lei forse non ha capito. Ah, oltre anche no. Per razzista, lei mi prende anche per deficiente, niente, io chiamo Barbara D'Urso. No, senta, la D'Urso no, la D'Urso allora, proprio no. Allora tu paga attivazione di 150 euro? Va bene, la pago, però basta che finiamo qua questa conversazione, che non mi richiama più la prossima settimana e diventano 200. Questo io lo posso promettere, però grazie per averci scelto. Sì, grazie un par di ciufoli. Basta, io chiamo Barbara D'Urso. La D'Urso no. Sì. Io veramente non lo so. Comunque.
resto sempre perplessa da queste incursioni di queste offerte di questa centralinista. Bene, adesso sono con 150 euro in meno. Bene, andiamo avanti. Adesso ci colleghiamo con Lilli Strazzeri, che peraltro è in diretta da Milano. Buonasera Lilli. Buonasera Rita. Mi senti? Sì, 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 la sentiamo bene. Ok. Allora, Lilli Strazzeri, appunto, l'abbiamo detto più volte, è referente per l'area ionica dell'AISM. E diciamo intanto, innanzitutto, ricordiamo cos'è AISM. Esattamente, allora buonasera a tutti. Allora, AISM è l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, è un'associazione ONLUS a livello nazionale con sede a Genova e abbiamo la nostra sede provinciale anche a Catania. AISM praticamente tutela e protegge tutte le persone affette da sclerosi multipla. La sclerosi multipla è una patologia neurodegenerativa cronica e che attacca il sistema nervoso centrale, quindi il midollo spinale, con un processo di demielinizzazione e quindi una scopertura dei nervi che non possono mantenere la trasmissione di impulsi nervosi come dovrebbe essere fatta. E questa patologia purtroppo colpisce soprattutto le donne dai 20 ai 40 anni, ma purtroppo anche in aumento anche quella pediatrica, quindi questa è una cosa molto importante da sottolineare. E noi trattiamo sempre, insomma parliamo sempre delle iniziative di AISM, diciamo intanto che quella di Natale è andata particolarmente bene, la ricordiamo perché noi ci eravamo visti proprio a Fiume Freddo, avevamo fatto questa intervista e quindi è andata molto bene Lilli. È andata molto bene, soprattutto dato il periodo che stiamo vivendo, un periodo abbastanza triste, abbastanza difficile, quindi non si sperava in una risposta così generosa da parte delle persone, che invece sia con le stelline sia con i pandottoni hanno risposto veramente con grande, grande generosità e quindi siamo soddisfatti per questo. Adesso quello che noi ci abbiamo ad avere è un evento che sarà il 6, il 7 e l'8 di marzo e riguarda invece delle piantine aromatiche. Ci sarà un bis di piantine aromatiche che si possono avere al prezzo di 10 euro e il cui ricavato, come sempre, andrà a raccolta fondi pro ricerca. Vediamo anche la locandina dell'evento. Ecco, 6, 7, 8 marzo, sì, festa della donna. La giornata della donna in occasione, quindi si può prendere spunto anche da questo. Eventualmente, siccome non facciamo piazza per ovvi motivi, noi prenotiamo l'acquisto di questi. Sì, diciamo intanto appunto in cosa consiste la confezione di piantine aromatiche. Allora, le piantine aromatiche saranno due, perché infatti noi diciamo il bis di piantine aromatiche, e si può andare dal timo al rosmarino, alla salvia, quindi tutte le nostre tipiche piante aromatiche che possono servire in ogni occasione, sia come estetica ma anche come lato materiale. Ma poi quello che dobbiamo sottolineare è che queste piantine servono, hanno uno scopo benefico veramente grande e quindi per noi è importante poterle distribuire. Vediamo anche qualche immagine che appunto fa vedere queste piantine. Diciamo intanto come possiamo prenotarle, come possiamo avere queste piantine e fare questo gesto d'amore. Perfetto, per questo gesto d'amore possiamo prenotarci o diciamo al link che credo si vedrà in sovraimpressione lì da voi, oppure potrete farlo direttamente presso il mio recapito telefonico, perché noi insomma verremo. Allora, questo intanto, questi sono i numeri appunto dello sportello informativo di Catania. Perfetto, come sportello informativo a cui ci si può rivolgere per qualsiasi problematica, perché i volontari sono sempre a disposizione, nonostante, ripeto, il triste periodo, non possono star lontano dalle persone con patologia che devono affrontare questo momento così difficile. E quindi quello sportello... Certo, l'indirizzo appunto in via Fabio Fizzi 7 a Catania. E i numeri di telefono. Perfetto, servono per qualunque motivo, che sia psicologico, fisico, di conforto, legale, insomma, qualsiasi cosa possa giovare.
lo lasciamo ancora un po' in sovraimpressione, quindi continui, cioè, continua a dirci appunto invece come avere le Se la piantine aromatiche. prenotazione, come stavo dicendo, potete prenotare direttamente presso il mio recapito telefonico oppure con un link che troverete nella pagina di AISM Catania, per cui si può fare direttamente la prenotazione e poi noi provvederemo comunque a farvi ricevere queste piantine. E diciamo a Lilli anche qual è il tuo numero telefonico Allora, sì, lo ripetiamo e o la diciamo. tua mail. Perfetto, allora 389 07 51 578 oppure la mia mail strazzerilli@virgilio.it. Possono eventualmente anche fare tramite con te, voglio dire, se viene più facile Certo, e assolutamente, potete possiamo, esatto, possiamo provvedere anche scrivere ovviamente. alla nostra pagina. Esatto. E poi volevo solo aggiungere che la motivazione, dico, di queste piantine è sempre la ricerca che è fondamentale perché questa patologia purtroppo non ha ancora una cura definitiva, ma la ricerca è stata capace di creare cure farmacologiche veramente importanti, tali da permettere alle persone con sclerosi di avere una vita dignitosa e comunque valida in ogni caso. E poi volevo anche sottolineare che il Covid, io dico sempre il lato positivo del Covid, ci ha permesso di capire che l'Unione delle Intelligenze Mondiali è riuscita a creare un vaccino in 10 mesi, cosa in cui nessuno sperava. E da qui verrà tratto anche un vaccino per la sclerosi multipla. E quindi questo secondo me è un avvio veramente importante, per cui sottolineo ancora una volta che la ricerca va sostenuta generosamente, a piene mani e a pieno cuore, perché arriveremo sicuramente ad ottenere un mondo libero dalla sclerosi multipla. Noi ci crediamo profondamente. Assolutamente, infatti seguivo appunto le notizie che dicevano appunto che grazie alla scoperta del vaccino, da pronto dei vaccini contro il Covid, probabilmente si accelererà anche appunto la cura di alcuni tumori e appunto della sclerosi. Quindi assolutamente la ricerca va sostenuta. La via è stata già è partita, voglio dire, quindi speriamo che adesso i tempi siano molto molto più brevi di quello che un anno fa noi pensavamo potessimo raggiungere. Assolutamente. Bene, allora grazie e ricordiamo quindi che c'è tempo fino quindi Allora, al il 6, il 7 e l'8 sono le 3 giornate dell'evento a livello nazionale. Le prenotazioni si possono avere fino a questi giorni. Quindi, se volete prenotare, prenotate largamente entro l'8 marzo. Insomma, noi riusciremo a soddisfare ogni esigenza. Perfetto, grazie come sempre a Lilli Strazzeri che insomma, ci fa sapere queste iniziative sempre in maniera estremamente chiara, precisa e semplice, quindi che poi è quello che ci serve, avere quelle informazioni proprio in maniera semplice e concisa, Io essenziali, esattamente. ringrazio te in particolare e tutti quelli che hanno avuto la bontà di ascoltarmi. Grazie a Lilli Strazzeri, referente AISM per l'area Ionico Etnea. Buonasera. Grazie. Grazie ancora, buona serata, grazie. Restiamo in tema di iniziative solidali e andiamo a Sant'Alfio, dove abbiamo in videocollegamento l'arciprete parroco Don Giovanni Salvia. Abbiamo qualche problema tecnico. Cerchiamo di capire intanto cosa accade. Proviamo nuovamente a connetterci intanto con Don Giovanni Salvia che ci parlerà appunto del progetto di solidarietà Aranciamoci con la Carità, organizzato dall'arcipretura parrocchiale Sant'Alfio Cirino Filadelfo di Sant'Alfio in collaborazione con il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.
un'iniziativa appunto molto importante che si svolgerà entro domenica 21 febbraio. Si potranno portare in chiesa delle arance che saranno donate ai più bisognosi. Comunque ci spiegherà Don Giovanni Salvia appena ripristiniamo il collegamento. A questo punto allora andiamo invece a collegarci, mentre tentiamo di ripristinare il collegamento, con Turika Geggi, che è già in linea. Eccoci. Buonasera Turi. Buonasera Rita, buonasera a tutti. Turika Geggi lo conosciamo bene, giornalista e fotoreporter, e in questi giorni, insomma, con lui parleremo di Etna, perché è stata la protagonista un po' delle nostre lo è sempre, ma in questi giorni, diciamo, abbiamo assistito a queste eruzioni spettacolari. Anzi, un giorno, è stato forse il 16, io addirittura ti ho scritto sto vedendo l'eruzione, bellissima, ma mi devo preoccupare. Tu mi hai detto no. No. Insomma, com'è l'attività vulcanica in questo momento? Sì, infatti no, non c'è da preoccuparsi, questo in generale. Abbiamo visto in questi giorni, abbiamo avuto addirittura 3 parossismi, si chiamano in gergo tecnico, cioè 3 manifestazioni molto violente, anche se molto brevi, dell'Etna, con esplosioni, fontane di lava e poi quelle nubi di cenere che fino ad oggi, diciamo, hanno risparmiato un po' la zona ionica. L'altro giorno è stato chiuso l'aeroporto, e oggi è andato verso sud-est la nube, quindi diciamo verso Zafferana, Santa Venerina, forse hanno pagato di più questi problemi. Ma al di là dello spettacolo, grandissimo spettacolo, diciamo c'è poco di cui preoccuparsi, perché quando le attività, in generale dicono i vulcanologi, quando l'attività è ai crateri sommitali, cioè a 3000 metri e oltre, non c'è da preoccuparsi né per i paesi, per la popolazione, neanche per le coltivazioni. Intanto vediamo le tue foto di oggi, della nube di oggi, appunto. Sì, oggi c'è stato questo episodio, è stato stamattina alle 10 circa. Questa foto rappresenta la fine del parossismo. Si vede quella colonna di gas al centro, quella è la colata lavica che è scesa nella Valle del Bove, ecco, qui si vede bene, mentre i crateri ormai sono già, diciamo, liberi. Poi, se vogliamo vedere le altre, questa è una esplosione che invece è avvenuta dal nord-est, perché in questi giorni, e diciamo in questi anni, soprattutto le eruzioni vengono dal cratere di sud-est, che vediamo sulla sinistra nella foto, proprio dove c'è quella colonna di gas. Oggi invece, quando ha finito il sud-est, il nord-est si è preso un po' di invidia, si dice, no? E quindi ha voluto fare un'esplosione, ma è stata una cosa isolata, non ha provocato altro. Stamattina, ecco questo stamattina era una nube, diciamo, grandissima, nube di cenere. Diciamo, ripetiamo sempre che non è fumo, non si chiama fumo perché non è un prodotto di combustione organica, ma sono in realtà gas, diciamo vapore acqueo soprattutto, e altri tipi di gas come anidride solforosa e altro. Quindi questa colonna, e poi soprattutto la cosa più, diciamo, fastidiosa, se vogliamo, è che queste nubi portano la cenere vulcanica, le particelle prodotte dalle fontane di lava, e anche i lapilli, che sono, diciamo, gli elementi un pochino più grossolani rispetto alla cenere, fino alle bombe, ma che ricadono vicino ai crateri. Sono stati particolarmente grossi i lapilli, peraltro che in questi giorni sono caduti anche, insomma, nei cortili, sui balconi. Vedevo delle foto, ecco, con questi lapilli abbastanza grandi. Eh sì, dipende un po' dalla violenza, diciamo, della manifestazione delle fontane di lava, dall'altezza delle fontane di lava, ma anche un po' dal vento, quando è molto forte riesce a trasportare i lapilli per molti chilometri prima che ricadano a terra. Io dico, questi fenomeni, insomma, si susseguono ormai da decenni, parliamo degli anni 90, io ricordo, ho anche la foto. Nel 98 io abito a Giarre, nel 1998 un parossismo e una ricaduta di lapilli
provocò la rottura di molti lunotti, molti vetri delle macchine a giarre, quindi una cosa veramente, veramente rara. Un po' fastidiosa, ma anche più che fastidiosa. Il fastidio è notevole, poi ci sono, non è solo il fastidio, perché appunto diciamo poi quando cade su Catania si deve chiudere l'aeroporto, perché sia per problemi sulla pista, sia perché i motori degli aerei chiudono lo spazio aereo, perché i motori degli aerei potrebbero avere problemi, e poi ci sono i problemi legati all'agricoltura, perché questa cenere che ricade per esempio sugli ortaggi, che so, tipo su un cavolfiore o i broccoli o i carciofi, beh, diciamo poi è difficilissimo pulirle, no? Quindi tanta produzione viene persa. Quindi no, sono fastidi per noi che dobbiamo pulire i balconi, le terrazze e anche i tetti, perché più volte è necessario pure pulire i tetti, le grondaie, però sono anche danni veri e propri. Tuttavia, abitiamo qui, lo sappiamo, insomma, l'Etna fa il suo mestiere, non è niente di particolare. Come sta cambiando l'Etna in questi anni? Com'è cambiata, anzi? Dicevo questo, negli ultimi decenni, diciamo dagli anni 90 in poi, l'Etna è diventata più esplosiva che effusiva. Una volta si diceva che l'Etna era una montagna buona perché faceva delle colate laviche effusive, appunto, cioè si apriva una bocca laterale, c'era una colata che andava lentamente, quindi insomma niente di particolare, tranne che nel 1928, quando diciamo ha seppellito Mascali, tanto per ricordarne una, perché con i vulcani non si sa mai, e l'Etna è il vulcano attivo, in questo momento è il vulcano forse più attivo al mondo. Quindi negli ultimi decenni, poi nell'anno 2099, 2002, insomma, anche negli anni recentissimi che ricordiamo tutti, credo, ci sono stati tantissimi episodi, tantissimi di questi parossismi chiamati appunto, cioè episodi di fontanamento di lava, di esplosioni molto violente, che provocano questo tipo di fenomeni molto visibili, molto spettacolari. Quindi la parte effusiva, diciamo, c'è stato un po' meno, però ricordiamoci che nel 2002 fu distrutta Piano Provenzana proprio da una colata, e in media sull'Etna, diciamo appunto, dicono gli esperti, ogni 20 anni circa, ma ripeto, una media, possono passare anche 40, c'è un'eruzione laterale, quindi forse potremmo essere vicini, ma ripeto, forse. E dobbiamo preoccuparci? Preoccuparci, insomma, il giusto, perché quando si vive accanto a un vulcano bisogna un pochino preoccuparsi, anche se conosciamo l'Etna ormai abbastanza bene, perché certe manifestazioni possono essere violente, possono provocare danni alle coltivazioni o alle abitazioni in certi casi, anche se è molto molto raro, oppure possono provocare terremoti come quello del Santo Stefano 2018, che colpì Fleri, che per fortuna non ha fatto danni alle persone, ma ha creato tanti problemi, ha lesionato tante case, ha reso tante case inagibili. Quindi diciamo c'è un po' di preoccupazione, è anche giusto che ci sia, non bisogna essere degli sconsiderati o irresponsabili quando si vive sotto un vulcano. Certo. Vediamo un'altra foto che invece che è un'altra foto sempre tua, questa è stata retweetata, sì, da Parmitano. Sì, ho avuto questo piacere enorme, diciamo, perché questa è una foto di gennaio di quest'anno, se non ricordo male, il 19, c'è stato questo episodio di sempre un parossismo, e poi vedete le colate che scendevano dal cratere di sud-est nella notte, e Luca Parmitano ha ritwittato parlando del Signore degli Anelli, no? Chi ha visto, diciamo, la saga, i film del Signore degli Anelli sa che c'è questo grande vulcano, per cui lui ha voluto citare questa cosa, e naturalmente è stata una cosa molto bella, diciamo, sia per me ma anche per tutti noi, anche se sappiamo che Luca Parmitano è un etneo e, diciamo, spesso pubblica anche foto dallo spazio dell'Etna e altri contenuti. Lui ci tiene molto a questa terra. L'impressione che abbiamo appunto in queste colate, cioè queste eruzioni, è quella di vedere in qualche modo un flusso più veloce, più
diciamo, sì, più veloce, quindi c'è un'esplosione comunque più violenta, più subitanea, e poi questo flusso più veloce che possibilmente poi si va ad esaurire in poche ore. Sì, diciamo tutti questi fenomeni che ci sono stati negli ultimi giorni più o meno sono durati meno di 2 ore tutti, solo che sono stati molto molto violenti, scusate, molto violenti perché l'energia diciamo è tantissima e quindi il magma risale velocemente nei condotti crateri, esiste sia la fontana di lava e poi con la colata. Che diciamo di solito, per fortuna, siccome avvengono nel cratere di sud-est, che è proprio sulla Valle del Bove, di solito vanno nella Valle del Bove. Questo dà un'impressione, una sensazione ancora di maggiore velocità, perché la Valle del Bove è molto ripida, è molto, diciamo, il pendio è molto, molto ripido. Quindi la lava facilmente scende molto, molto velocemente. Andiamo a vedere intanto anche un commento che arriva sulla nostra pagina di Grazia Malatino, che dice: come sempre chiaro e discorsivo Turi. Beh, condivido. Andiamo a vedere un video invece della DGS Produzioni Video. Video del 16 febbraio, sì, prima adesso, però sulla prima parte. Sì, dicevo, questo era il video di GS Produzioni Video, Giuseppe Faro, che riprendeva questa eruzione del 16 febbraio. E, non dobbiamo avere appunto paura dell'Etna, anche perché comunque è costantemente monitorata dall'INGB. Sì, assolutamente. Diciamo, questa del 16 febbraio appunto è stata un'eruzione che sia per l'orario in cui è avvenuta, sia per la violenza, per il fatto che c'era il cielo sereno, era quasi il tramonto, insomma, tutta una serie di condizioni l'hanno resa particolarmente visibile e spettacolare. Però non c'è, diciamo, da preoccuparsi, ripeto, sempre nei limiti del fatto che siamo su un vulcano attivo, e quello è chiaro. Non c'è da preoccuparsi perché la lava va nella Valle del Bove. Volevo precisare che appunto questa Valle del Bove, diciamo, per chi non lo sapesse, per i pochi che non lo sapessero, è una enorme depressione che è tra la costa ionica e i crateri, e quindi diciamo le colate bene o male si esauriscono dentro questa valle che è più o meno desertica.
quindi non, senza nessun pericolo, tranne rarissimi casi, per i centri abitati. D'altra parte, l'Etna è probabilmente il vulcano più monitorato al mondo, il monitoraggio lo cura l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo di Catania, che ha centinaia e centinaia di strumenti sismici, inclinometri, gravitometri, insomma tantissime cose, per cui ogni istante della vita dell'Etna viene seguita e monitorata costantemente da questi ricercatori scienziati dell'INGP di Catania. E appunto queste eruzioni particolarmente spettacolari, come sempre, attraggono tanti fotografi, tanti amatori che appunto scattano queste fotografie bellissime pubblicate oggi sui social. E noi abbiamo scelto qualcuna di queste foto, sono veramente tantissime. Intanto ci sono queste foto di Alberto Torrisi, che è un giovane fotografo di Fiumefreddo di Sicilia, ma è anche uno studioso di Etna, è un appassionato chiaramente di Etna, le vediamo, queste sono appunto le sue foto. Poi ce n'è una particolarmente suggestiva, ecco, che è questa, che riprende appunto questa falce di luna, la falce di luna che si che incastona poi l'intera luna sulla colata. E questa è un'altra, l'ultima foto che abbiamo scelto di Alberto Torrisi. Sì, poi, molto bella, queste foto è molto indicative, se posso dire, perché diciamo quello era un po', sono i diversi episodi. Quello che voglio dire è che poi tutte queste foto così belle girano in tutto il mondo, girano per il web, e fanno il giro del mondo diverse volte, e questo non fa altro che, diciamo, pubblicizzare la Sicilia, promuovere questa terra, quindi insomma l'Etna fa anche un po' da promoter per noi. Assolutamente, vediamo scorrere man mano anche le altre. Adesso queste sono quelle di Alessandro Lopiccolo, sempre una selezione, quella era la nube di oggi, poi questa è un'eruzione, adesso non so quale, di questi giorni, e l'ultima, che dal porto di Riposto. Anche questo è uno scenario suggestivo, insomma, molto, molto frequentato come posto per fare la foto, perché è bellissimo. Sì, come dicevi, infatti, queste foto appunto sono un perfetto biglietto da visita, anche cartoline che richiamano l'attenzione sulla Sicilia e sull'Etna, che in questo periodo peraltro è particolarmente attiva, quindi non è un caso, insomma, che sono tante poi le foto scattate all'Etna in questo periodo. Soprattutto abbiamo un'altra selezione di quattro foto di Alfio Landro, un altro fotografo di Fiumefreddo di Sicilia. Tutti bravi. Questa è la foto scattata da Piazza Francesco Hayez, da Piazza del Bacio, appunto questo monumento che è fatto apposta per farsi una foto dentro il cuore con l'Etna di spalle, in questo caso proprio con l'Etna in eruzione. Cosa vuoi di più? E infatti... Sì, conosco sia Alfio Landro che Alessandro Lopiccolo, sono due bravissimi fotografi, quindi ci siamo amici su Facebook, insomma, per capirci, e loro sono tra quelli più attivi e più bravi anche a fotografare l'Etna, per cui mi fa piacere che l'abbiate proposto. Questo invece è Davide Basile, un fotografo di Riposto. E qua in questo caso abbiamo l'Etna vista da Taormina, dalla piazza di Taormina. E poi la foto appunto che, come dicevi, viene spesso riproposta sempre dal porto di Riposto, con l'Etna in eruzione e la chiesa madre. Bene, no, non so se abbiamo quelle dal satellite, Rita, perché... Prendere quelle dal satellite, perché quelle fanno vedere esattamente quello che dicevi anche tu prima. In questo momento l'Etna è molto molto attivo, o attiva, dipende da come vogliamo chiamarla,
è perché si vede dal satellite che tutti i crateri sommitali sono attivi, per esempio in queste che diciamo sono foto scattate dai satelliti, dal satellite Copernicus, vediamo quei puntini arancioni, naturalmente sono i crateri dell'Etna in sud-est, la Bocca Nuova, la Voragine in nord-est. Attualmente diciamo ci abbiamo 4 crateri attivi, però il sud-est è un po' anomalo, nel senso che ha diverse bocche, è difficile da, diciamo, da quantificare, perché è un cratere molto 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 attivo, molto irrequieto, ecco. E quindi questa fase di attività molto alta, appunto, è iniziata, ecco, già nel 2019. Dicevo, questa fase di attività molto alta è iniziata già dal 2019. Sì, questo lo diceva, io ho fatto un'intervista al direttore dell'INCV di Catania, Stefano Branca, per Focus Sicilia, e lui appunto ci ha detto questo, che questa fase di attività è cominciata nel settembre 2019 e prosegue tuttora. Lui stesso, diciamo, avevamo registrato l'intervista poche ore dopo il parossismo, quello più spettacolare, e ha detto, beh, insomma, noi ce ne aspettiamo degli altri, perché l'Etna in questo momento è in una fase molto molto attiva, e in effetti poche ore dopo c'è stato l'altro parossismo, le altre fontane di lava. Vediamo un'altra foto, sempre dal satellite. Sì, questa rappresenta, diciamo, il plume, chiamiamolo così, diciamo la nube di anidride solforosa che è stata emessa dall'Etna nel corso del parossismo, quello che ha fatto chiudere l'aeroporto di Catania il 16 febbraio, se non ricordo male la data. E vedete che l'SO2, che era, cioè l'anidride solforosa, è rappresentata in rosso, è quella scia che va a finire addirittura sulle coste dell'Africa settentrionale, in Egitto praticamente. Quindi diciamo, l'Etna è anche un vulcano planetario. Lontano. Sì, l'Etna si fa sentire da lontano, quindi. Sì, poi l'Etna è visibile da Malta, diciamo quando è in eruzione ancora di più, ma normalmente quando ci sono giornate terse è visibile da Malta, da Ustica, da Palermo, anche se alcuni non ci credono, l'Etna è visibile da alcuni punti di Palermo e dalla spiaggia. E scusami, dalla spiaggia Turi? Non l'abbiamo sentito, è visibile anche dalla spiaggia? Di Mondello, dicevo, è visibile dalla spiaggia di Mondello e poi dalla Calabria, stavo dicendo, da tanti altri posti, insomma, naturalmente. Questa è un'altra foto, sempre. Questa è una foto del satellite, questo è il parossismo di stamattina, e vedete lì la nube bianca che si vede dove c'è l'Etna, è proprio la enorme nube, diciamo, che si è sviluppata oggi, che è andata, diciamo, tra Giarre e Acireale, per capirci, ed è stata ripresa dal satellite perché il cielo era sereno. Insomma, è sempre bellissimo vedere questo tipo di immagini, no? Sì, nube infatti che io vedevo, guardavo stamattina con timore, sperando appunto che non ci facesse qualche regalo. No, beh, insomma, credo che sia andata abbastanza bene stamattina. È andata bene oggi. Ci ha sfiorato e poi è andata altrove. Sì. Andiamo a vedere le ultime foto selezionate appunto sempre dal web di altri fotografi. Ce n'è una, questo è Fabrizio Zuccarello. Sì. E questa è molto bella, mi è piaciuta molto il parallelismo appunto con il dipinto di Renato Guttuso, sì, appunto, sì. Diciamo, se fosse un ingrandimento della foto, perché in fondo, insomma, appunto, dice, queste eruzioni non sono per nulla straordinarie, ma avvengono frequentemente nel tempo. In effetti sì, e poi c'è il capolavoro di Guttuso, insomma, uno dei più grandi pittori dell'epoca contemporanea, quindi... Certamente Fabrizio ha fatto un bel parallelismo. Andiamo ad allargare la foto, così vediamo anche appunto il dipinto di Guttuso. Ecco, così lo vediamo meglio. Sì, è molto molto bello. Insomma, gli somiglia abbastanza, in effetti. Chiaramente quello di Guttuso, diciamo, è un'opera di invenzione, quella è una foto, però insomma è un'invenzione relativa. Quelle scene le abbiamo viste tante, insomma, anche quando si poteva, con le persone sul ciglio dei canali lavici, no?
no, a guardare le eruzioni. Quando si poteva, adesso è molto più difficile, per motivi di sicurezza viene vietato. E questa è un'altra prospettiva, diciamo, dai caselli dell'autostrada. Se ci immedesimiamo in qualcuno che non è della zona, che vede il casello dell'autostrada, questo è Giarra, credo, il casello dell'autostrada, e poi con quella con la talavica da sopra, dice: ma voi come fate a rimanere là? Tanti amici me lo chiedono, me l'hanno chiesto, no? Non avete paura, non avete, cioè non pensate che stia arrivando nelle vostre case, insomma è un po' impressionante effettivamente, naturalmente per chi non conosce la situazione. È la domanda che più frequentemente appunto fa chi non abita appunto ai piedi di un vulcano attivo, no? E vedendo queste scene chiede come fate a rimanere lì. Credo che le foto... vulcani, non tutti i vulcani sono uguali, questo forse potremmo anche dirlo, perché sappiamo che l'Etna è in perenne attività, dicevamo prima. Stromboli, non ne parliamo, diciamo, ha dato anche il nome a un tipo di attività che si chiama stromboliana, cioè esplosioni continue. I vulcani invece della Campania sono molto molto pericolosi, molto di più, perché il Vesuvio, i Campi Flegrei soprattutto, passano lunghi periodi in silenzio senza dare alcuna manifestazione e poi magari fanno delle eruzioni veramente distruttive, ce lo ricorda Pompei ed Ercolano, insomma non è che... Sono passati 2000 anni, ma nell'ambito della storia geologica della Terra è come un battito di ciglia, niente di più. Intanto è arrivato anche un commento di Alberto Torrisi, il primo fotografo sempre di Fiume Freddo di Sicilia, che ci fa un saluto a tutti gli spettatori del punto.web. In chiusura andiamo a ricordare, Turi, che la guida dell'Etna, la guida di Repubblica, che tanto successo ha avuto e che è stata subito e che è andata subito a Ruba, è di nuovo nelle edicole, e quindi insomma si può nuovamente acquistarla. Sì, Rita, grazie per averlo ricordato, perché la guida è uscita il 27 gennaio, quindi poche settimane fa, e immediatamente c'è stato, diciamo, è andata esaurita, è stato difficile trovarla dappertutto. Quindi adesso invece possiamo dire che già nelle edicole dei paesi dell'Etna, di Catania, di queste zone, è tornata in edicola, e siccome so che tante persone, tanti amici, insomma, avrebbero voluto comprarla, ricordiamo appunto che di nuovo potete chiederla al vostro edicolante e la potete trovare, dovreste già trovarla sugli scaffali. E ricordiamo che nella guida ci sono degli itinerari, ci sono dei diversi percorsi, e ci sono anche delle storie, e tu hai contribuito in larga parte appunto a questa guida. Sì, io la tengo qua, diciamo, per farla vedere meglio, però, perché è un volume, diciamo, abbiamo visto le foto, ma è un vero e proprio volume di quasi 300 pagine, ci sono segnalazioni di itinerari, sentieri, percorsi, la storia dell'Etna, i ristoranti, le botteghe del gusto, dove dormire, insomma ci sono in 300 pagine, ripeto, tantissimi articoli oltre che segnalazioni. Ci sono anche tanti testimonial dell'Etna che ci hanno raccontato il loro rapporto con l'Etna, di tanti personaggi famosi, insomma si parla anche di Battiato e di tanti altri, tante guide, tante persone che sono, diciamo, protagoniste sull'Etna, che sono innamorate dell'Etna, che hanno la passione e lavorano anche con l'Etna. Certamente. Quindi è veramente un'opera, diciamo, molto molto, direi, completa. Oltretutto è stata scritta tutta da giornalisti, non, diciamo, sono, è proprio un'opera giornalistica, insomma. Quindi potete trovare veramente tante cose, lo dico, diciamo, costa 10,90 € ed è 300 pagine, questo magari qualcuno pensa che sia gratis, purtroppo no, costa 10,90 €. Però, insomma, è un costo di un aperitivo, insomma, invece... aperitivo non si può praticamente prendere. Ancora, diciamo, ora forse si può ricominciare. Fino alle 6, diciamo. Intanto prendiamo la guida e poi...
Infatti. Ecco, poi con la guida andiamo a prendere l'aperitivo con la guida sotto braccio. Esattamente. Intanto è arrivato un altro commento, Tania Casella, bravissimo Turi, grande professionista. Grazie per i complimenti. Diciamo che è il mio lavoro e cerco di farlo al meglio, no? Anche perché tu sai che insomma, siamo colleghi. Sì, e questo è un argomento che mi tocca molto, che affronto sia dal punto di vista professionale al meglio che posso, ma anche dal punto di vista personale, perché la mia è una vera passione, un amore per l'Etna, quindi. E lo sappiamo bene. Andrea Giuseppe Cerra, un saluto al grande Turi Caggeggi. Andrea, che salutiamo. Certo. Mi sa che dovrò offrire tanti caffè quando finisce questa trasmissione. Sì. Mi sa di sì. Bene, Turi, grazie per averci parlato di Etna, per averci detto insomma come sta cambiando, come è cambiata e insomma l'attività vulcanica che c'è appunto in questo momento e per aver commentato insieme a noi qualcuna delle tante foto che abbiamo detto infatti popolano il web. Grazie. E ricordiamo appunto che la guida di Repubblica è di nuovo in edicola, quindi con tanti contributi di tanti giornalisti e anche di soprattutto insomma di Turi Caggeggi. Grazie a Turi Caggeggi e buon fine settimana. Grazie Rita, grazie a tutti, buona serata. Bene, adesso dopo lo stacco l'ultima parte della nostra puntata. Siamo in collegamento con Don Giovanni Salvia, arciprete parroco della Chiesa Madre di Sant'Alfio. Buonasera. Buonasera Padre Giovanni, forse stavolta ci siamo. Mi sente? Forse ha il microfono, l'audio disattivato, non so. Diciamo appunto che, intanto diciamo che è caduto nuovamente, ci sono dei problemi di connessione con Sant'Alfio probabilmente. Mentre tentiamo di ripristinare il collegamento, vi ricordo che potete ancora commentare in diretta sulla nostra pagina Facebook il punto web. Vi ricordo anche che potete poi rivedere la puntata sempre sulla pagina Facebook oppure su 01 TV o sul nostro canale YouTube del punto web. Tentiamo appunto di ripristinare la connessione con Don Giovanni Salvia. Comunque l'iniziativa di cui vorremmo parlare è quella di domenica 21 febbraio. Nella monumentale chiesa madre di Sant'Alfio, Filadelfo e Cirino, nel grazioso paese. Padre Giovanni, ci sente? Vi sento male, ma okay. Sto bene. Questa è la cosa più importante. Bene, buonasera intanto. Allora, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Parliamo di questa iniziativa, appunto, Aranciamoci con la Carità, che abbiamo più volte anticipato nella puntata. Prego, ci spieghi lei l'iniziativa. Allora, in sintesi, prende spunto dal messaggio del Santo Padre Papa Francesco per la Quaresima 2021. E il Papa richiama con Mercoledì delle Ceneri, che abbiamo iniziato questo itinerario di fede forte, di vivere una Quaresima di carità, cioè vuol dire di prendersi cura di chi si trova in condizioni di sofferenza, abbandono o angoscia o a causa della pandemia. Tutto ciò dobbiamo quindi riportare dalle parole del Papa alla una creatività della
carità stessa all'aiuto del prossimo. E quindi ho cercato, attraverso questo gioco di parole della ricchezza che la Sicilia ha delle arance, aranciamoci con la carità, portando, grazie anche a parecchi donatori che hanno donato queste arance, domenica fare, nella prima domenica di Quaresima della carità, una distribuzione speciale per le persone e per gli enti che la diocesi, attraverso la Caritas di Acireale e alcune zone di Barcellona di Pozzo, oppure la diocesi di Patti, cercheremo di dare queste arance. Io devo proprio ringraziare, perché non mi aspettavo una risposta così lusinghiera da parte delle persone, perché partire dall'amore verso le persone, progredire verso una civiltà dell'amore alla quale tutti possiamo sentirci chiamati. E questa è la sinfonia della parola carità. La carità trasporta tutti, non è quello che tu dai, ma come il tuo cuore dà, e questo cuore è un cuore veramente di generosità. Come vedete anche da queste foto, abbiamo messo ai piedi della balaustra già le arance pronte per domenica, per la celebrazione della messa delle 10 e delle 18, che poi partiranno verso quelle case tipo Casa Mia di Acireale, così pure la Madonna della Tenda e altre strutture come la Casa della Speranza di Riposto, o anche a Sant'Affe abbiamo Villa Serena, tenuta brillantemente dalle nostre suore, dalle suore camilliane, mentre la Croce Rossa Italiana come comitato di Barcellona, e in ultimo anche per la Curia di Patti alla Sacra Famiglia. Quindi c'è questa distribuzione che ha richiamato persone comuni, ma anche delle ditte importanti, e soprattutto di un operatore della regione di Sicilia che siamo amici da tantissimi anni e che ha sposato, tra virgolette, questa bella idea. E appunto la distribuzione sarà anche curata dai Cavalieri dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio della Sicilia Occidentale. Esattamente. Io sono dal 2005 Cavaliere di Grazia Ecclesiastico e conosco come queste persone in modo gratuito esprimono questa forza dell'aiuto di prossimità, e grazie anche al loro apporto, tra virgolette, logistico, verranno distribuite già dalla domenica e poi dal lunedì tutte le arance, oltre 200 cassettine, come avete visto, disposte oltre al presbiterio all'inizio della chiesa. E anche tanti altri fedeli, già anche stasera per la Via Crucis, hanno portato anche i parrocchiani altre arance e limoni. Quindi ringrazio proprio tutti di cuore di questa aranciamoci nella carità. E vedevamo appunto nelle foto anche la splendida chiesa di Sant'Alfio, ma sarà possibile continuare a portare le arance comunque fino a domenica, giusto? Esattamente, fino alla domenica sera si possono portare, c'è chi porta anche limoni, c'è addirittura chi ha portato anche altri beni di necessità primarie. Qualsiasi cosa fa bene a dare un sorriso a chi, per causa anche della pandemia, per le povertà che si sono allargate, la diocesi, la Caritas, sia quelle di Cireale, mi hanno prontamente comunicato a chi portare questo sorriso di amore, di un fiore che diamo attraverso un fiore gustoso come il nostro arancio, l'arancio siciliano. E poi appunto ha anche un significato, no? Il fatto di aver scelto proprio l'arancia, quindi è un frutto della nostra terra. Certo, io ho sempre vissuto a nord, l'accento siciliano non ce l'ho, ma sono, vi assicuro, siciliano doc, nato a Catania
e vivo a Francavilla di Sicilia, dove la famosa Sarina, che andò a Canale 5, è una mia figlia spirituale che conosco dal 1987, quindi Francavilla di Sicilia è la mia sede di residenza. E presto il mio servizio pastorale a Sant'Alfio, un paese e un gioiello. Quando la prima volta sono arrivato a Sant'Alfio, mi sono affacciato a questo bellissimo balcone della natura e ho detto, veramente, chi vede questo spettacolo dalla Calabria ad Augusta e questo bellissimo tempio, questa bellissima chiesa, io mi chiedo come si fa a dire che Dio non esiste. È una cosa veramente meravigliosa, il paese di Sant'Alfio e anche gli stessi parrocchiani e gli abitanti, stesso rapporto anche relazionale con il sindaco Giuseppe Nicotre, con tutte le istituzioni locali, con l'arma dei carabinieri anche, sì, tutto. Essendo stato anche cappellano dei carabinieri, quindi sono obbligato gioiosamente a vivere un rapporto di legame a tutte le istituzioni. A tutte le istituzioni. E abbiamo parlato prima di Etna, come l'avete vista da Sant'Alfio? Beh, le persone sembrano che con la signora che tossisce, io ho detto scherzando che l'Etna è uscita dal suo lockdown, è uscita perché voleva esprimere un po' la pesantezza della monotonia e siamo stati, direi, fortunati. Sant'Alfio, Cirino e Filadelfo ci proteggono perché fino adesso noi, ad oggi, non siamo stati colpiti dalla cenere. Quindi lo spettacolo è gratuito e i santi ci proteggono. Bene, grazie a Don Giovanni Salvia, noi siamo contentissimi di essere riusciti a parlare di questa iniziativa, di questa bella iniziativa. Rimandiamo la locandina e così la ricordiamo nuovamente, ricordiamo che fino a domenica sarà possibile aderire a Aranciamoci con la Carità. E ringrazio lei, ringrazio ancora i nostri cavalieri di Costantiniano di San Giorgio e di tutte le brave persone che le Caritas che ci hanno indicato, anche il mio amato vescovo della diocesi Antonino Raspanti, che ha accolto la cosa con approvazione e stupore, direi anche. Ha scritto, tra virgolette, mamma mia, è per dire quante arance, è una cosa infatti non mi aspettavo, ma sono gli scherzi della Divina Provvidenza. La Provvidenza abbonda quando nessuno ci pensa e quando nessuno ci pensa il dito di Dio si muove meglio. Già. E Giuseppe Faro conclude con viva Sant'Alfio. Sempre, grande Giuseppe Faro, viva Sant'Alfio e viva anche lui e voi che mi avete dato la possibilità di trasmettere, che ho diffuso in tutta Italia, questa comunicazione con tanti lettori e tanti militari anche da Sigonella che ci vedono. E saluto a tutti e vi auguro ogni bene e un buon cammino di Quaresima 2021 sulla spinta del titolo che ci ha dato il Papa, ecco, noi siamo a Gerusalemme per vivere le tre virtù teologali della fede, della speranza e soprattutto la più bella, la carità. Grazie. Grazie a Don Giovanni Salvia, arciprete parroco della Chiesa Madre di Sant'Alfio. Grazie e buona a voi serata. E un saluto particolare a Faro, mio stimato amico. Grazie. Lo riceve. Bene, Alfio Landro, un altro dei nostri fotografi di cui abbiamo fatto passare prima alcune altre splendide foto, ci augura buona serata. E con questo commento, questo saluto di Alfio Landro, io vi ringrazio chiaramente di essere stati con noi anche questa settimana, vi ringrazio per aver partecipato come sempre numerosi. Vi ricordo che potrete rivedere la puntata sulla nostra pagina Facebook Il Punto Punto Web, su 01 TV, sul nostro canale YouTube, potete anche scriverci durante la settimana, non soltanto durante la diretta. Ringrazio il nostro operatore di ripresa Giuseppe Faro, la regia di Salvo Faro,
che insieme sono GS Produzioni Video, e ringrazio come sempre Giuseppe Le Cause per 01 TV. Grazie a voi e buona serata e buon fine settimana.